Giacomo, devo fare la doccia. Mamma, ricordati che stasera io e tuo padre usciamo a cena. Lo so, ma guarda, è pazzesco. Sì, Giacomo, dopo. Mamma. Mamma, ci vuole un attimo. Sto finendo di preparare i panini per tuo padre. Sì, lo so, ma questo è pazzesco. Deve uscire tra 5 minuti. Sì. Parla, io fa 10 minuti. Dai, ci vuole un attimo. Guarda qua. Alice. Giacomo. È veramente incredibile. Ho appena ricevuto un'email da Alice. Ho ricevuto un messaggio da Giacomo. Alice chi? Giacomo chi? Rossi. Ma te l'ho già detto. Te ne ho parlato ieri. Ci siamo incontrati su internet. Giacomo? Alice? Rossi? Sì. E allora? Beh, mi sono detto che era una coincidenza strana. Ti ricordi che avevo trovato buffo? Che ci chiamassimo tutte e due Rossi? Ma ci sono migliaia di Rossi. Rossi è un cognome molto comune. Sì, ma poi ho cominciato a parlare di papà. Però quando ho parlato di papà, allucinante. È incredibile. Cosa? Anche suo padre si chiama Mario. Sai quanti Mario Rossi ci sono a Roma? Sì, ma non basta. E non è tutto. Sai quanti anni ha il papà di Giacomo? Indovina quanti anni ha suo padre? 43. Davvero? Mm-hmm. E sai che lavoro fa il papà di Giacomo? E sai cosa fa il padre di Alice? Il tassista! No! Sì, e abita a Roma, a Piazza Risorgimento. A Piazza Irnerio. Ma dai! Pazzesco, no? Non lo trovi incredibile? Abbastanza, sì. Beh, io devo finire di preparare i panini per tuo padre. Tuo padre sta arrivando, mi devo preparare. Aspetta! Visto che abitiamo vicini, abbiamo deciso di incontrarci. Cosa? L'ho invitato a casa. Mi ha invitato a casa. Ma sei impazzita? Ma sei impazzito? Cosa c'è che non va? Ma non la conosci neanche. E come fai a sapere che va bene per te? Dovresti chiedere il permesso a tuo padre. Ho 15 anni, sai? Appunto. Ho 16 anni, cavolo. E allora? Chiedi prima a tuo padre. Dovrebbe arrivare tra poco. Oggi aveva il turno di giorno. Tra poco esce per il turno di notte. Carlo, amore, questa vestaglia, eh? Siamo sicuri che è per me? Ma certo che è per te. Non è un po' grande? No, è perfetta. E poi era in saldo. Amore, ho capito i saldi, ma sembra un cocker. Va bene, andrò a cambiartela. Ti ho preparato i panini con il prosciuttino cotto come piace a te. Il prosciuttino cotto, fantastico. Su, chiedo a tuo padre. Ma perché? Non è uno spacciatore. Chiedo a tuo padre. Che cosa? Niente, papà, è quel ragù internet. Dice, quante volte te lo devo ripetere? Ti fa male alla vista stare tutto il giorno davanti al computer. Sì, lo so, papà, però... Lo sai come andrà a finire? Che ti dovrò comprare un paio di occhiali con le lenti spesse come due fondi di bottiglia. Stavi dicendo? Stavo dicendo, papà, di questo ragazzo. Te ne ho già parlato? Sì? Sì, si chiama come me. Si chiama Alice? No, papà, che Alice? Rossi. Cioè, ci chiamiamo tutte e due Rossi. No, due Rossi. È una cosa incredibile. Sì, però c'è di meglio. Sì, tesoro, mi vuoi mettere una fetta di crostata? Grazie. Cos'è che c'è di meglio? Le coincidenze. I lacci. Dimmi, cucciola, che devo veramente scappare. Allora, non solo il suo nome è Rossi, ma anche suo padre si chiama Mario. E fa anche lui il tassista. Tassista? E ha la tua stessa età. Età? E abita pure qui vicino, papà, sta a Piazza Irnerio. Irnerio? Irnerio? Sì, sembra tanto simpatico. Ha 16 anni. È proprio lui. E non lo trovi strano, papà? Abitiamo tutti e due vicini. Cioè, noi a Piazza Risorgimento, ma lui abita a Piazza Irnerio. Sono sicura che anche alto è molto carino. Giacomo non è né alto né molto carino. Ah, ma che ne sai tu? E se pot... E come fai a sapere come si chiama? Me lo hai detto tu ieri. Ma se non ti ricordavi. Vabbè, e invece poi me lo sono ricordato. E comunque devi smetterla subito. Come? Te lo proibisco. E fare che? Tutto quello che fai con lui. Ma io non ho fatto niente. È già troppo. E poi Alice te l'ho detto. Non voglio che passi le tue giornate a nuotare su internet. Navigare. Che cosa? Navigare, papà, non nuotare. Mi va bene, navigare, nuotare, sempre nell'acqua stai. Con degli schifosi, dei viziosi, con gli occhi iniettati di sangue, la bava alla bocca, sì. Gente orrenda, che passa le giornate col naso incollato allo schermo del computer, dentro cantine buie, soffocanti, infestate dal fumo di sigarette, quando non è erba o peggio, grazie, dove sei? Papà, ma sei impazzito? No, per niente, cara mia. Io l'ho sempre detto che quelle macchine infernali erano pericolose. E infatti lo dicevo proprio ieri anche a Giacomo. A Giacomo. Ah già, chi è che lo dicevo ieri? Forse al telefono, sì. Pronto, tutto a posto.
Figlia mia, tu passi le tue giornate come una deficiente. Cosa? Una deficiente, sì, a chattare tutto il giorno con dei maniaci virtuali. E invece di uscire a incontrare dei ragazzi veri dell'età tua. Allora, innanzitutto io non sono una deficiente. E comunque sono convinta che il papà di Giacomo non reagirà come te. Ti posso proprio dire... Lasciamo perdere. Dai papà, senti, Giacomo non è un maniaco, è un ragazzo della mia età, in carne ed ossa. E guarda, poi ti posso assicurare che non abbiamo nessunissima intenzione di passare tutto il giorno davanti al computer. E che cosa vorreste fare? I panini! Ah sì, i panini sono per me i panini. Ti senti bene, caro? Benissimo, amore, non ti devi preoccupare, me ne occupo io. Di che cosa mi dovrei preoccupare? Ma proprio perché non c'è nulla di cui preoccuparsi, puoi tornartene tranquillamente in cucina. Ma io ho finito in cucina. Lo so, amore, ma come si dice, no? In cucina c'è sempre qualcosa da fare. Per esempio potresti mettermi qua dentro un po' di quella pasta avanzata oggi. Mamma, glielo dici tu che posso vedere Giacomo? Ehi, tua madre non c'entra per niente. Ma gliel'ho detto io che doveva chiedere a te prima di farlo venire qui oggi. Ti hai fatto molto bene, dovevi chiedere a me prima di farlo. Chi è che viene qui oggi? Perché ti agiti così? Il giovane Rossi. Il giovane Rossi? Viene semplicemente per un caffè. E viene da Piazza Irnerio? Sì. Qui, a Piazza Risorgimento? Sì. Come fa a sapere il nostro indirizzo? Gliel'ho data io via mail. Gli hai dato il nostro indirizzo? Sì. Qui, a Piazza Risorgimento? E dove abitiamo, Mario? Lo so. Sarà qui verso le 4:30. Forza, chiamalo. Cosa? Chiamalo e digli che non può venire. Ma perché? Ma te lo dico io! Ma non è così grave, Mario. È gravissimo. A me invece sembra una cosa interessante. Ma un altro tassista che si chiama Mario Rossi? A me non mi fa ridere per niente, pensa. Anzi, mi sembra una cosa molto noiosa. E anche lui ha 43 anni. Noiosissima! Tu non lo vedrai ed è tutto. Dai, papà, volevamo solo prendere un caffè. Ah, prendere un caffè, vero? Certo. È così che cominciano i guai. Ne so qualcosa io. Forza, chiamalo. No. E allora lo chiamo io. Non sai il suo numero? È vero, non lo so. Mario, mi sembra che tu stia esagerando. Sì, esagerando, è fuori di testa. Signorina, abbassiamo i toni, per favore, eh. Io non voglio che quel ragazzo metta piede in casa mia. Mario, calmati, non devi nervosirti prima di guidare. Tu anzi adesso lo chiami e gli dici che se osa ancora molestarti tuo padre, cioè io, chiamerai immediatamente la polizia. Ma papà! Mario, vai a lavorare, ti prego. Amore, io non mi muovo da qua finché questa storia non è risolta. Guarda che questa storia è già risolta, perché lui adesso viene qui e ci prendiamo un caffè insieme, punto. Alice, fila in camera tua. Stai scherzando? Alice! Assara Vasara! Sei uno stronzo! Alice, calmati, tesoro. Ascolta, Mario. Guarda che ti sei fatto un'idea sbagliata su questo ragazzo. Com'è che si chiama? Giacomo. Oddio. E non mi sono fatto nessuna idea sbagliata. I ragazzi dell'età sua dovrebbero stare a casa a fare i compiti invece di rompere le palle alle migliaia di rossi che abitano a Roma. Mario! Mamma! Sono io che decido chi accogliamo sotto il nostro tetto e non sono pronto a ricevere quel giovane pervertito sessuale. Sei proprio stronzo! Mamma! Alice! Che c'è? È tornato, papà? No, appunto, è in ritardo. Sto cominciando a preoccuparmi. Hai visto che hai fatto? Io vado da Alice, glielo dici tu a papà? Assolutamente no. Si sentono troppe brutte cose su internet. E poi si sentono troppe brutte storie su internet. Aspetta tuo padre. Sei sicuro che vuoi gli avanzi della pasta di oggi? Ah, sì, sì, amore, sì, sicurissimo. Devo rimettermi in forza. E adesso lasciami in pace, sto cercando di prepararmi. Che palle! Mamma mia! Giacomo, sei un rompipalle. E dai, Barbara, rispondi. Giacomo! Pronto? Vado io! Pronto? Papà! Ah! Alice! Papà, senti, sei Giacomo? Pronto? Ci penso io al tuo Giacomo. Ah. Fila in camera tua! Assara Vasara! Ah. Dove vai adesso? Dove vai? Oddio, Giacomo, figlio mio! Sarai pure un bravo ragazzo, ma sei anche un grandissimo rompipalle! Ma io dico, ma con tutte le ragazze che ci stanno a Roma, ma proprio tua sorella te dovevi rimorchiare? Mario! Sì? Ma che stai facendo? Niente. Niente, amore, stavo provando la vestaglia che mi hai regalato. Vedi, è stupenda perché è ampia. La puoi mettere anche sopra la giacca, ci puoi anche uscire. Tieni, eccoti la cena. Sì, grazie, è da bere. C'è una lattina di Coca-Cola? Va bene, allora il caffè. Ma se non lo prendi mai? Lo so, amore, però adesso, provando la vestaglia, mi è venuta voglia di un bel caffè. Sì, caldo, col termos. Quello in alto a destra sulla mensola sicuramente ti servirà la scala. Ma scusa, ma non hanno suonato? No!
Adesso sì. E sarà l'amico di Alice. Me ne sbarazzo subito. Non fare sciocchezze. Amore, non ti devi preoccupare. Quello sesso non sporcherà la nostra casa né nostra figlia. Vai, cara, vai, tesoro. Ciofanotto, lei non è c'è che è pervenuto in questa casa. Vado io. Ciofanotto, io vedo che ci ha detto che lei non è c'è che è pervenuto in questa casa, questa. Fate io. Ciofanotto, io vedo che ha detto c'ha zwei volte che lei non è c'è che è pervenuto in questa casa. Io essere Rossi, conduttore dei taxi di Transilvania, e lei dovrebbe andare via, schnell, subito. Papa Ratzinger, bella imitazione, bravo. Basta, sei tu. Ho suonato perché non trovavo le chiavi, ma hai preso il raffreddore? Peggio. Oh, la suina? Un disastro. Vabbè, senti, io salgo, poso questa roba così mi racconti. Non c'è tempo. Ci piace un attimo. È troppo. No. Walter, ascoltami, ho bisogno del tuo aiuto. Mario, mi conosci, sono sempre pronto. Ecco, allora ascoltami molto, ma molto attentamente. Io devo fare una telefonata molto importante. Molto importante. Ma per essere più sicuro la devo fare dal taxi. Dal taxi. Quindi bisogna che tu rimani qui a difendermi la casa. A difenderti la casa. Smettila di ripetere quello che dico, Walter, ascoltami. Smettila di Walter! Ripetere. Walter! L'amico di Ali! Ah? Sei tu, Walter? Già. Il tuo inquilino preferito. Già, il suo inquilino preferito, non il mio. Carla. Beh, quando abbiamo comprato l'appartamento, è stata tua l'idea di sistemare una parte del piano di sopra per poterla affittare a Walter. Lo so. Così ci aiuta a rimborsare il mutuo. Lo so, ne abbiamo parlato centinaia di volte. Sì, perché ne parlo ad ogni rata del mutuo. Lo so. Ma dopo 15 anni di rate, questo è sempre disoccupato. Lo so. Amore, non lo sarà ancora lungo e poi scusami, ti paga l'affitto tutti i mesi. Eh certo, perché tu gli presti i soldi per farlo. E allora è tutto a posto, no? Ma che è tutto a posto? Per niente, lui non te li restituisce mai i soldi. Lo so, amore, ma lo farà non appena avrà trovato un lavoro. Lavoro, come no? Carla, tesoro, ho bisogno di un caffè. Hai il termos? No, amore, quello è questa notte. Quello che mi serve adesso è un bel caffè speciale, di quelli come sai fare solo tu, con la tazzina di porcellana, la zolletta di zucchero a forma di cuore e il quadratino di cioccolato. Pensavo dovessi andare via subito. Sì, in effetti è così, ma Walter mi deve parlare, Walter? E allora? Da soli, Walter? Troppo, dai, dillo! Amore, è un problema molto personale che richiede un consiglio molto personale, Walter? Glielo do io un consiglio molto personale. Trovati un lavoro, Walter. Amore, non appena Walter avrà risolto questo problema affettivo molto delicato e anche molto personale, forse, anzi sicuramente, troverà un lavoro, Walter? Sì, come cagnolino sul cruscotto. Non è una cattiva idea, lo sai? Amore, ti prego, il mio caffè. Devo concentrarmi per risolvere questo problema, perché veramente è un problema molto delicato e anche molto personale, Walter? Sì. Vedi, tesoro, sei straordinaria, grazie. Ascoltami, va. E un'altra cosa! Ma non dovevi partire per le vacanze tu oggi? Ah sì, sto andando, parto. Ho fatto la spesa apposta. Tutto quello che mi serve per Cesenatico. Cappello, crema solare, spray di zanzare. Scordati Cesenatico. Scordati Cesenatico. Termos, no, questo è tuo. Amuchina, occhiali da sole e siero antivipera. Vai in Africa. Pinne, due piedi, due pinne. Oh, oh. Maschera, una, perché io un naso, poi c'è anche il boccaglio, non è mai troppo tardi per imparare. Spero che tu abbia lasciato pulito l'appartamento. Carla, mi conosci. Appunto. Ecco. Non puoi partire. Ma sì, io devo andare a prendere mio padre fra 15 minuti. No, devi prima risolvere il tuo problema affettivo personale. Ma io non ho nessun problema affettivo, mia. Sì che ce l'hai. Ah, anzi, Walter, diciamo la verità, eh. È un problema sessuale. Molto, ma molto intime. Se si sposasse e se ne andasse lontano da qui, troverebbe in un colpo solo la soluzione a tutti i suoi problemi affettivi e sessuali. E anche ai miei, visto che ci siamo. Amore, non ti rendi conto, Walter, a questo problema sessuale veramente molto, ma molto delicato. E se riuscisse a risolverlo, insomma, come dire, sarebbe meglio che tu ci lasciassi. Va bene, anche tu vuoi un caffè? Sì. No, non lo vuole. No, non lo voglio. Grazie, tesoro. Walter, ascoltami, sarò breve e conciso. Meglio, perché devo andare a prendere mio padre fra 12 minuti. Alice ha scoperto di Barbara e Giacomo. Chi sono Barbara e Giacomo? Irnerio. Non conosco nessun Barbara e Giacomo Irnerio. Piazza Irnerio. Barbara e Giacomo Rossi. Ah, Giacomo è tuo! Sì, solo che adesso è... Certo, e anche Alice non è più, ma piuttosto... Esattamente. Alice ha invitato Giacomo a prendere insieme un caffè qui. Oddio,
Oddio, non ho messo il telefonino. Tuo figlio viene da Piazza Irnerio per incontrare tua figlia qui a Piazza Risorgimento. Sì. E Alice sa di già. No. Come hanno fatto a incontrarsi? È questo il punto. Per adesso si sono incontrati solo virtualmente. Come virtualmente? Sì, su internet, in una maledetta chat. Salute. Walter, una chat è dove la gente si parla col computer. Come le chiami tu? Twitter, Messenger, Facebook. Facebook. Ah, pure io. Bravo, hai capito? Devo impedire che si incontrino davvero. Porca miseria. Ma tu ti rendi conto? Milioni di utenti nel mondo e quella deficiente di mia figlia si va a connettere con quell'idiota di mio figlio. Dove cavolo ho messo sto telefonino? Ma io sono secoli che ti dico che non puoi continuare questa doppia vita per sempre. Walter, ti prego, non è adesso il momento di farmi la morale? Sono 20 anni che sono sposato con Carla a Piazza Risorgimento e con Barbara a Piazza Irnerio. E a parte un piccolissimo problema che effettivamente 17 anni fa rischiavo di mandare tutto all'aria. E io c'ero. Sono sempre riuscito a mantenere il mio segreto. E non saranno certo due ragazzini a far saltare tutto adesso. E tu, Walter, mi devi aiutare. Io? Ma guarda proprio. E allora, caro Walter, sono costretto a ricordarti che se io non avessi due domicili fiscali non ti potrei prestare i soldi che ogni mese ti permettono di pagarmi l'affitto. Ti aiuto. Non avevo dubbi, caro Walter. Dove cavolo ho messo sto telefonino? Ma perché non usi il fisso? È troppo pericoloso. C'è il dettaglio delle chiamate. E per questo uso sempre il cellulare quando devo chiamare Carla o Barbara. Wow! Dove cavolo sta? Devo fermare Giacomo prima che esca di casa. Ma sì, sì, nella vestaglia. Capisci, Walter? Se i miei due figli si incontrano, scopriranno tutto. Carla e Barbara saranno mortificate, Alice e Giacomo disgustati e io arrestato. Sta squillando. Senti, devo andare. Se non riesco a fermare Giacomo prima che esce di casa e dovessi arrivare qui, sbarazzatene. Dai, Barbara, rispondi. Ma che vuoi dire con sbarazzatene? Quello che ti pare, basta che non me lo fai entrare in casa. Ma io devo portare papaccio senatico. Ehi! Ignorala. Ma non è Alice? Sì, l'ho chiusa in camera. Wow! Bastardo! Non l'ho mai sentita parlare così. Bastardo, papà! Ma cos'è che la irrita? Solo un attimo, cuccioletta, sto cercando le chiavi. Walter, ti ringrazio, sei veramente un amico. No, aspetta un attimo! Mamma, telefono! Perché Barbara non risponde? Ho bisogno di istruzioni più dettagliate. Telefono! Non ci sono istruzioni dettagliate, non me lo fai entrare in casa, basta. Ero sotto la doccia, non potevi rispondere tu. Se vuole entrare con la forza! Tanto sempre per te. Pronto? Il caffè! Sei ancora qui tu? Ah, sì. Il problema sessuale di Walter era più piccolo del previsto. Pronto? Il tuo caffè. E Walter? Ma si è detto che non lo voleva! Ma no, amore, adesso ha cambiato idea e gli è venuta voglia proprio di un bel caffè. Lungo, almeno il caffè. E papà? Pronto? Svelto il telefono. L'ho lanciato. Ma perché? Ho fatto come te. Ma sei scemo, dove sta? Pronto? Uffa! Chi era? E che ne so? Mamma, io non posso più aspettare. Dì a papà che sono andato da Alice. No, senti, chiamiamo almeno la madre per dire che stai arrivando. Hai il numero? Sì, aspetta. È scritto qua sopra. E c'è anche il suo indirizzo. Grazie. Ciao! Mettiti il casco! Sì, è nella moto! Trovato! E andiamo, yes! Walter, mi raccomando, sii irremovibile. Ma mio padre che mi aspetta a San Pietro. Tu non ti muovi di qui nel caso che arrivi Giacomo. Redial. Oh? Ridaglie, spingi il bottone. È quasi! Cacchio, è occupato! Io devo andare subito. Sì, pronto. Salve, sono Barbara Rossi. Che succede? Posso parlare con la madre di Alice, per favore? Pronto? Non è casa Rossi? No, casa Lossi, dragone Losso, ristorante cinese, signore e signora Mahjong, no casa. Barbara! Cacchio! Esatto! Si non vuole prenotare, non deve li chiamare mai più. Come? Dragone Losso, no take away, grande qualità, nostro cibo molto speciale, ha una traloccata squisita. Come dirmi il suo numero di telefono? No, grande qualità, poco salsa agrodolce, calamari salsa agrodolce, peperonata salsa agrodolce.
E polenta, salsa aglio dolce. Eppure io ho fatto il numero 0646. Liso fritto, liso con gambaletti, liso foglio, liso ciappati, liso poppadom, liso basmati, liso basta così. Quelli secondi li chiamerò più tardi. Lei prepari tutto che passerà poi a litilallo il padre, grazie. Era il ristorante cinese, amore. Non c'era il proprietario e la signora parla soltanto il cinese. Siccome Walter non lo parla, Walter? Non lo parla. Voleva prendere da mangiare per il viaggio perché il papà va pazzo per la cucina cinese. Il tuo caffè. Grazie. Io devo veramente scappare. Sì, amore, sì, l'ho chiusa. E non le aprire finché non ti promette solennemente di non vedere mai Giacomo Rossi. Oh, senti, posso capire che abbia paura? No, amore, tu non ti rendi conto. Le fai proprio firmare una bella dichiarazione scritta. Letto, sottoscritto, approvato e in fede. Io devo veramente scappare. E la cena? Vado al ristorante cinese. Un piccolo scalzetto. Il casco nella moto non c'è. Guarda nel baule. E casa Rossi? Perché eri attaccato? Perché? Non lo so. Era un maniaco sessuale. Un maniaco sessuale? Sì, amore, è uno di quegli schifosi, sai, che fanno... Ah, guarda, una cosa veramente disgustosa. Poi telefonano sempre più spesso, pensa che è successo anche a Walter. Walter? Sì, ma di solito sono io che chiamo. L'avrò lasciato in camera mia. Senza casco non esci. Papà, che senso di farmi uscire di qui? Rispondo io. E lo 06 47 36. Pronto? Incredibile, cosa riescono proprio a vomitare di disgustoso questi maniaci. Amore, perché non vai in camera di Alice a consolare quella povera cuccioletta? Io adesso devo veramente scappare, Walter! Se dovesse richiamare il maniaco, tu sai come comportarti. E se arriva qui Giacomo Rossi, lo trascini dai carabinieri. E quel poveraccio di mio padre che mi aspetta! Resisterà. Ci vanno ripagati con la stessa moneta. Mario! Mario! Arrivo, amore! E tu perché non sloggi e non te ne vai con tuo padre a Cesenatico? Perché non sono sicuro se... o se... Ma io invece sono più che sicura! Dov'è quel cretino di mio padre? È andato a lavorare. E basta parlare così di tuo padre! Ho capito, mamma, però... Zio Walter, ma che ci fai tu qui? Io pensavo che dovessi partire con tuo padre per Cesenatico. Anch'io lo pensavo. Stavo appunto per andarsene. Immediatamente! Yes! Ma non è possibile! Mamma, ma perché ho fatto così? Ah, lascia stare, tesoro. Vai a sciacquarti il viso, mamma, ti prende un moment. Okay. Mamma, posso vedere Giacomo quando arriva, vero? Ma certo, amore, certo. Sì. Addio, Walter. Carla, io stavo pensando... Buon viaggio, Walter. Riguardo Giacomo e Alice... Buone vacanze, Walter. Se Giacomo è veramente un depravato... Walter, fattore! Al posto tuo lascerai da parte i problemi sessuali degli altri per concentrarti sui tuoi! Bel modo di cominciare le vacanze. Ho bucato. Dai, dammi le chiavi della tua macchina. Che cosa? Dai, devo andare subito a Piazza Ilerio. Ma no, sono già in ritardo, devo portare papaccio Senatico. Walter, ci metto 20 minuti, vado e torno. Va bene, 20 minuti, non uno di più, eh. Trovato. Chi chiami? Tuo padre, non fa mai così tardi. Allora, steghiamo. Ecco, ecco. Dai. Oddio, il mio telefonino. Cazzo, è Barbara. Come va, mon amour? Mon petit chou, dove sei? Walter, le chiami? Non le trovo. Cazzo, trovale. Papà, sta bene? Posso di sì. Dov'è Carla? In cucina. Petit chou, ci sei? Scusami, chérie, sarà la polizia.
Sto tornando a casa. Blocca Carla in cucina. Cosa e come? Scusa amore, non ti sento tanto bene. Ma che ne so, raccontale una barzelletta. Non ne conosco. Inventatene una e trova ste chiavi. Non ti sciusci, sei ancora? Scusa, tesoro, affico, macchina, galleria. Ok, finita la galleria. Amore, mi passi Giacomo? Ciao, ma. Ciao, tesoro. Salutami, papà. Va bene. Tesoro, puoi passarmi Giacomo, per favore? Non immagini neanche che cosa mi è successo oggi. Sì, magari me lo racconti un'altra volta. Passami Giacomo. Montichou, ma tu lo sai quanti rossi ci sono a Roma? Sì, non abbastanza. Passami Giacomo, per favore. È appena uscito. No, fermalo. E non so se riesco, sa che c'è il motorino. E questa sarebbe una barzelletta. Avanti, raccontala. Un tizio entra in una tabaccheria e domanda: un pacchetto di Marlboro Oro? E il tabaccaio: mi dispiace, le ho finite. Allora mi dia un pacchetto di Muratti Atti. Montichou, ci sei ancora? Mario, con chi stai parlando? Beh, con nessuno. E cos'è che hai in mano? Questo! Aspetti un attimo, per favore. Mario? Chi è che deve aspettare? È un cliente. Una Fiat blu tra 7 e 8 minuti. Mario, ma che stai dicendo? Walter, le chiavi. Ho bucato e c'è un cliente a Fiumicino che mi aspetta. A Fiumicino? Walter, le chiavi! Non le trovo! Mario, mi senti? Molto male. Comunque, fra 5 minuti sono lì. 5 minuti da Fiumicino? Taglio per i campi, ci metto un attimo. Walter, le chiavi! Un attimo! Che campi? È quello che io dico sempre pure io, Walter, ma che campi ha fatto? È la prima cosa sensata che sento oggi. Montichou, io mi attacco, non ti sento più. Mario, lascerai che Alice incontri Giacomo solo per 5 minuti? No! Ma come no? No, no, intendo dire no, non devi riattaccare, devi fermare Giacomo. E va bene, ci provo. Ecco, brava, digli di aspettarmi. Senti, cerco io, Reggimi un po' il telefonino. Walter, tu non ti muovi di qui finché io non torno. Ma dove vuoi che vada senza macchina? E sbrigati, perché se arrivo in ritardo papà perde la testa. Sì, ammesso che l'abbia mai avuta. Punto, ho bisogno di punti di riferimento. Walter, la mia vita dipende da te. Anche quella di mio padre. Tuo padre non ha due mogli. È un uomo saggio. Beato lui. Sono queste? Sì, okay. Senti, Mario, ascoltami, io non so fare queste cose, non so fare James Bond. Ma Walter, ma tu sei molto più di James Bond. Sei il mio inquilino. Ma come, da 20 anni, sei il mio migliore amico. Amico mio, amico di Carla. Insomma. E amico di Alice. 20 anni fa non era ancora nata. Ma già era nell'aria. E tu sei il suo zietto, Walter. Fai parte della famiglia. E oggi la famiglia ha bisogno di te, cazzo! Senti, Walter! Ho bisogno di te per salvarmi la vita. L'hai già fatto una volta. Sì, ma... E allora sarai abituata. Grazie, Walter. No, aspetta, Mario! Mario! Guarda che disastro. Che disastro. Pronto? Pronto. Scusi, pensavo di aver fatto il numero del telefonino di mio marito, il signor Rossi. Sì. Ma lei non è mio marito? No. Ma questo è il numero del telefonino di mio marito? Sì. Allora posso parlare con mio marito, per favore? No. Ma con chi parlo? Con me. E lei chi è? Signor... Nokia. Ma come Nokia? Ma che sta dicendo? Qui Nokia. E questo è il nuovo servizio che offriamo ai clienti. Un sistema di segreteria estremamente profilato e molto personalizzato. Ma lei chi è? Gliel'ho appena detto, sono il signor Nokia. Il segretario della segreteria estremamente profilata del signor Rossi. Come posso aiutarmi? Aiutarla? Stavo parlando con mio marito 2 minuti fa. Lo so. Vorrei parlare ancora con lui. E non può più ricevere telefonate. Ma se desidera lasciargli un messaggio, sarà mia cura riferirglielo personalmente. Allora gli dica che ha chiamato sua moglie. Sua moglie? Ti piace Irnerio? Sì, certo, quante mogli vuole che abbia? Scusi, ma lei come sa dove abito? Già. Come lo so?
lei è registrata nel nostro database. Poi volto, sì. Sì, proprio così è scritto qui. Moglie Irmerio, signora Rossi. E il resto del messaggio, prego. Gli dica che non sono riuscita a bloccare mio figlio e sta andando a Piazza Risorgimento. Bloccare figlio a Piazza... Qui! Come qui? Qui, 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 qui no! Cinzia! Mi scusi, è un piccolo problema organizzativo. Cinzia! Le ho detto mille volte di non poggiare il caffè qui! Adesso ho il mouse tutto bagnato! Mi dispiace, signor Bianchi! Vuole che le porti un altro caffè? Un altro lo vuole fare, Cinzia? Sì, signor Bianchi! Che cazzo aspetta, torni al lavoro! Subito, signor Bianchi, mi scusi, signor Bianchi! Mi scusi, signora Rossi. Queste co. Stavamo dicendo... Ah, sì! Lei è definitivamente irrimediabilmente sicura che il piccolo Giacomo stia andando a Piazza Risorgimento. Ma lei come sa che mio figlio si chiama Giacomo? No. È anche lui nel database. Brava. Sì, dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Come da un momento? Perfetto, grazie signora Lucy. No, che la ringrazia per aver utilizzato il suo sistema di segreteria estremamente profilato e personalizzato. Grazie da Nokia. E Nokia ami mai più. Duri. Sì, io stavo giusto dando un'occhiata fuori. È sempre molto importante controllare il tempo quando si parte in vacanza. C'è una cosa ancora più importante. Cosa? Andarci. Andare dove? In vacanza. Voglio che tu sparisca, hai capito? Che raccogli tutto sto casino e mi lasci in pace per 15 giorni. 15 giorni sei via, giusto? Sì, consideralo fatto. Guarda, io raccolgo, poi salgo, valigie, scendo, papà, giusto un attimo e voilà. Ok. La vita è bella. Vai o non vai? Certo. Vado. Tranquilla. Vado. Il tempo? Bello. Non ti preoccupare per me. Vai. Io vado. Salve, io sono Giacomo. Buon appuntamento con Alice, mi sta aspettando. Aspettato, adesso non vuole più vederti. Ma lei che mi ha detto di venire solo pure in anticipo. Ma con Alice l'ora è l'ora, è ritardo troppo tardi, in anticipo troppo presto. Felice di averti incontrato e non dimenticare di non tornare. Senti! Ma lei è il padre di Alice. Prego. Alice abita qui con i suoi genitori, no? Alice abita qui con i suoi genitori, sì. Io abito nella stanza di sopra. Alice abita... E poi il signore e la signora Rossi abitano nella loro stanza, cioè nostra, perché noi abitiamo nella nostra stanza, ma di sopra, perché io sono... Il padre di Alice. Il padre di Alice. E quindi sono io che comando! E la novità è, ragazzo mio, che Alice non vuole vederti, fuori! Ma se mi ha mandato un'email mezz'ora fa per dirmi di venire. Ma devi stare al passo coi tempi, questo era mezz'ora fa... Adesso non vuole più vederti, nemmeno più tardi, perché sarà troppo tardi, è finita! Buongiorno, addio, buona giornata! Togliti dai coglioni! Sei ancora qui tu? In un certo senso. Non era il campanello? In un certo senso. Beh, apriamo per vedere chi è. Ah, so già chi è. È per me. Perché? Sì, è una persona che viene per vedere me. È una visita molto importante, molto lunga. Potrebbe durare ore. Non dobbiamo essere disturbati per nessun motivo. Ma Cesenatico. Cesenatico eliminato. E tuo padre? Eliminato pure lui. No, voglio dire temporaneamente. Ci andremo più tardi, dopo la visita del mio ospite. Allora non lo fai entrare? No, non adesso. Io ho bisogno di restare da solo con il mio ospite. Ma che stai dicendo? Ottima domanda. Allora? Allora? 60 minuti. Carla, io non voglio che tu veda il mio ospite né che il mio ospite veda te. Perché? Perché è una visita personale e privata. Ah, personale e privata come il problema di cui parlavi prima, Mario? Esatto. Tu. E Mario sapeva che sarebbe venuto qualcuno a risolverlo? Sì, certo. Ed era d'accordo? Sì.
No, quasi. Vabbè, senti, fai salire questa signorina in camera tua, ma che sia l'ultima volta. Grazie, Carletta. Ci hai messo lo zenzero dentro. Aria, chiusa chiave. Alice, chiusa chiave. Giacomo! E non posso credere che Alice non mi voglia vedere. Ma non è che non vuole vederti, è che preferisce non vederti, che vuole evitare di vederti. Me l'ha detto lei stessa, mi ha detto: papà, io non ho il coraggio. Devi dire a quel Giacomo Rossi e fargli capire una volta per tutte che non lo posso vedere, hai capito? Ma vuol dire che ha un problema di vista? Dipende dai punti di vista. Cioè? I punti di vista gliene sono rimasti pochissimi. È cieca! Si dice non vedente. Troppo televisione, troppo internet. È cominciata piano piano. Poi, un bel mattino, dov'è la colazione? Papà, sul tavolo, tesoro. Quale tavolo, papà? Ecco fatto. Alice cieca. Non vedente. Certo, chiaro, non vedente. Adesso che hai capito, caro, addio per sempre. Ma deve essere una ragazza fantastica. Perché? Sei cieca. Non vedente. Come fa ad usare il computer? La tastiera non ha bisogno di guardarla. E per vedere lo schermo? Lo schermo. Un programma speciale che traduce in voce tutto quello che c'è scritto sullo schermo. Anche le immagini? Soprattutto le immagini. Caspita, un programma così sarà costato un occhio della testa. E infatti non ci vede. Stai già andando? Ma no, signor Rossi, io devo vederla. Giacomo, è finita! Al cuore mi sento, l'anima mia. Col cuore pesante, le lacrime agli occhi. Ecco, vedi, non sareste una bella coppia. Lei non vede, tu non senti, ma andate. Addio, Giacomo. Ehi, ma la porta di nuovo ti sentiate. Arrivo, arrivo, tu fuori. Ma che succede? Arrivo. Sei tu, zio Walter? No. Suo zio Walter abita con noi. No, non è Alice, è la signora Rossi. Ah, la signora Rossi, la madre di Alice. Eh sì, Carla, esatto. Aprite questa porta! Mi piacerebbe tanto conoscerla. No, non era una buona idea, è un po' strana, per questo l'ho chiusa dentro. Non è stata sempre così, no, no, no. È cominciato la mattina che Alice ha perso la vista a colazione. È orribile. Orribile, sì, grazie, Giacomo. Aprite questa porta! Senti, puoi diventare anche molto violente. Io credo che tu faccia meglio ad andartene. È la sorella di mia moglie Carla. Anche lei chiusa a chiave? Certamente. Ma perché? Anche lei è strana. È per questo che l'ha chiusa lì? Sì, lì, lì. È Lilli. Lilli è diventata così lo stesso giorno della sorella. Non a colazione, no, un po' più tardi. Verso metà pomeriggio, all'ora del tè. È sempre stata un po' più lenta. Ma anche lei può diventare violenta? Certamente. Walter, sei tu! Sei ancora lì! Il marito della sorella di Carla, Lilli, si chiama Walter. E siccome Lilli è la sorella di Carla... Walter è lo zio di Alice. Grazie. Quindi lo zio Walter e zia Lilli abitano qui anche loro? È una famiglia molto unita. Paura. Ma a me sì, e so quello che dico. E voglio vedere Alice. E va bene, ma aspettami di sopra, nel mio appartamento. Come il suo appartamento? Quando Carla ha cominciato ad avere le sue crisi isteriche, abbiamo affittato un piccolo appartamento di sopra.
Walter Fattore, lo zio di Alice, marito di Lilli, sorella di Carla. Suo cognato. Esatto, ci aggiunge anche lui se Lilli diventa un po'. Beh, io salgo. Grazie, sì, in alto a sinistra la porta è aperta. Ma dirà ad Alice che sono là, vero? Sì, 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 solo che mi sa che dovrei aspettare un bel po'. E perché? È perché è caduto dalla bicicletta. Bicicletta? Sul suo computer lei ha l'immagine di una bicicletta virtuale che lei chiaramente non vede ma che sente. Il dottore ha insistito molto perché lei facesse un po' di esercizio. Allora lei che fa? Pedala, 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 virtualmente! Oggi, sapendo tu saresti venuto, ci ha messo un po' troppo entusiasmo e è caduta così cambiando marcia! Ma come può essere in ritardo per questo? Il suo computer è qui, no? Ne fai di domande, tenero già. Sì, il suo computer è qui, ma quando è caduta la bicicletta virtuale si è rovinata. Sì. Allora abbiamo dovuto portare il computer a riparare. Sì. Siccome il computer è programmato profilatamente per lei, abbiamo dovuto portare a riparare pure lei, va bene? Sì, però quello che non è... Barbara, Giacomo! Barbara! Senti, papà, adesso mi hai veramente stufata, ma ti sembra possibile... Zio Walter? Ehi là! Ancora qui! Senti, dov'è papà? Lui mi ha chiuso a chiave, era Giacomo alla porta! Una domanda alla volta. Papà, andano a prendere un cliente a Fiumicino, io ti ho chiuso a chiave, sì, era Giacomo alla porta! Ah, dimenticavo, ho chiuso a chiave anche tua madre. Ma perché? Non me lo ricordo più. Ma si può sapere... Alice! Ma... sei stata tu a chiudermi a chiave? Ma no, è stato lo zio Walter. Ma ti sei completamente rincretinito! E dov'è la tua ospite? Di sopra. Allora che cosa ci fai qua? Non lo so. Ecco, a proposito di ospiti, dov'è il mio? Come il tuo? Sì, Giacomo. È andato via. Ma io non sapevo nemmeno che fosse arrivato. E non tornerà. Come? E perché? Mandato via. Ma tu che c'entri? A dire il vero niente. Ok, allora visto che l'hai mandato via, andrò io da lui. No! Fatti gli affari tuoi! Mamma ha ragione. Prendo la bicicletta, eh? Io preferirei comunque che tu chiedessi il permesso a tuo padre. Brava, Carletta! Cuccia! Scusa, mamma, ma secondo te papà vuole vietarmi di andare a trovare un ragazzo a casa dei suoi genitori? E in pieno giorno? Papà lo fa per il tuo bene, e tu lo sai! Non fare stupidaggini, tesoro! Ma stupidaggini io? Sì, tu! Guarda suo padre! Tutta colpa tua? Che ti pareva? Quando è arrivato Giacomo? Poco fa. Mentre la tua consultazione personale e privata era di sopra? Sì. Ed è ancora là? Laddove? Di sopra! Sì, è ancora là. Bene, allora magari se tu salissi invece di stare qua potresti finalmente finire la tua consultazione, no? Avvisare Mario, arriva Alice. Giacomo, da me. Allora, chiamate ricevute, chiamate ricevute. Amore, te lo avevo chiesto espressamente. Dovevi fermarmi Giacomo a casa. Chiamate ricevute. Ma dove vai adesso? Opzioni a ridaglie. A Fiumicino, mi sono ricordato che devo prendere un cliente. Mario, aspetta. Pronto? Pronto, signora Rossi? Sì. Avrei bisogno di parlare col signor Rossi, è molto urgente. Lei chi è? Il signor Nokia. Sono il segretario della segreteria profilata del signor Rossi. Avrei un messaggio personale da comunicargli. Molto personale, molto importante e molto urgente. Non c'è, è appena uscito. Come non c'è? È Alice che sta arrivando. Come ha detto? Alice? Alice... è il nostro pacchetto ADSL. Signora Rossi, lei deve uscire subito di casa. Ma perché? Perché secondo il nostro database, grazie al pacchetto Alice, lei ha vinto una cena gratis in un ristorante di sua scelta. L'importante è che lei sia lì prima delle 16.45. Le 16.45 a cena? È un po' presto. Happy hour. E poi più restate, più bonus accumulate, più hour. Happy. L'importante è che lei esca subito di casa.
Era l'assicurazione di mio padre. Per ricordargli di chiudere casa a doppia mandata prima di partire in vacanza. Se no l'assicurazione non è valida in caso di furto, sai. 16:45 a scena. Il sonfuses italien. E la tua consultazione? Non sarà impaziente? No, no, è pagata allora. Cioè, no, no! Tutto questo è veramente orribile! Adesso tu vai di sopra e dici alla tua gentile signorina! Scusate! Mi stavo chiedendo se non si fosse dimenticato di me. Come potrei? Lei è la signora Rossi? Sì, sono la signora Rossi. Sì, signora Citarla. Zitto. Io sono... Lo so benissimo chi sei. È solo che non pensavo che fossi... Così giovane! Zitto! Che cosa direbbe tua madre se sapesse che sei qui? Lo sa! Mio padre ancora no, spero che non si arrabbi. È un po' l'antica. Cuccia, è così tua madre approva? Certo che approva. Tesi! Beh, all'inizio forse no. Ma giura? Non so perché, forse per come ci siamo incontrati. Giovanotto, le dispiacerebbe aspettarmi di sopra? Mi ha detto di tacere. Lei sa perché sono qui? Ah, non voglio saperlo. Ci va? Alice non gliel'ha detto. Ah, Alice ha incontrato questo ragazzo? Ancora no. Assolutamente no. La tua vita privata non mi riguarda. Ma fai in modo che Alice non incontri mai questo... questo ragazzo. È chiaro? Una disgrazia terribile. Hai visto? Ma che ho detto? Te l'avevo detto che era strana. Pensa che può diventare di nuovo violenta? Certamente. Potrebbero uccidersi a vicenda. Sua moglie è entrata nella stanza della zia Lilly. No, 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 non c'è pericolo. Tra poco è l'happy hour. E perché l'hour sia veramente happy, noi chiudiamo la zia Lilly in cantina. E Alice? Alice cosa? Mi aveva detto che Alice sarebbe arrivata. L'ho detto. L'ha detto? Ah, sì, l'ho detto, sì. Oh, dimenticato il suo messaggio. Di Alice? Di Alice, sì, mi ha detto che conoscendo la reazione della madre, l'hai vista no, poco fa, ecco, sarebbe stato meglio per voi incontrarvi al bar su Cola di Rienzo. Quale bar? Ce ne saranno 100. 34esimo. Da Cesare, a sinistra uscendo, prendi a destra in fondo alla piazza, dopo 50 metri a sinistra, prima a destra, prima a sinistra, te lo trovi davanti, capito? Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, nemmeno trovo davanti. Perfetto, hai capito tutto? Bravo! Alice ti aspetta, mi raccomando, sì. Te la trovi... Mio cognato, signor fattore, è venuto a fare il pisolino. Ha bisogno di riposo, poverino. Il matrimonio con Lilly lo distrugge. Capisco. Buongiorno, signor fattore. Giacomo, bar ti aspetta. Allora vai, sinistra e destra, sinistra e destra, sinistra, ok? Vado, ma lì ci riuscirà a venire da sola? Lo troverebbe a occhi chiusi. Mi sembra molto divertente. Effettivamente. Immagino avrà un cane. Perché? Oltre al bastone bianco. Ah, sì, certo. Vai. Ah. Un cane e un bastone bianco. Sì. Non immagino neanche l'inferno che ha passato. E com'è sta storia del cognato? Semplice, guarda. Io sono te, tu sei mio cognato, Alice è cieca, Carla è pazza, e Lilly, tua moglie, è la sorella di Carla e fa l'happy hour in cantina!
in cantina. Ah, dimenticavo. Carla pensa che io abbia una relazione sessuale con tuo figlio. Una relazione sessuale, oh, con guarda, mio figlio? Non ti preoccupare, a parte questo. Alice e Giacomo si cercano ma non si sono incontrati. Fantastico. Sì, perché Giacomo l'ho mandato al bar per incontrare Alice. Sei impazzito? E non c'è. Ah, fantastico. Siamo sicuri? Ma sì, perché Alice ha preso la bicicletta e sta andando a Piazza Irnerio. Che cosa? E non sono riuscito a evitarlo, Mario. Ma così incontrerà Barbara? Devo tornare subito lì. Mario! Aspetta, Walter. Ti prego, resisti. Senti, Walter. Io ho fermato i nemici sul lato est. Tu li affronti da ovest. Mario, non ce la faccio più. L'avvenire delle mie due famiglie dipende da te. Ma io ho un padre che mi aspetta a San Pietro. Walter, ogni secondo è importante. Mamma, non rivolgo la macchina, devo portare papà a Cesenatico. Ma prenditi un taxi. Non mi fido più dei taxi. Ridammi le chiavi. Io devo andare. Signor Rossi, mi devo essere sbagliato. Lo zio Walter è sonnambulo. Ma perché sei tornato, Giacomo? Perché ho fatto sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra e sono arrivato a Piazza Mazzini. Va bene, è una bella piazza con degli altri. Ma no, Alice si starà preoccupando. Ma non rischia di cadere? No, dorme sempre così. Scusa, hai detto sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra? Sì. È chiaro. Devi fare destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra. Ma non starebbe più comodo sul divano? No. Ma le assicuro, perché lo metto sul divano, metto su un articolo che la spina dorsale riposa di quando... Walter, chiudi il becco! Allora, ricavito di Rona, stile lieve, dorso, forsello. Grazie! Devo esercitarmi per Cesenatico. Allora, ha detto rana, dorso... Ho detto di chiudere il becco! E perché è ancora qui lui? Boh, una fortuita coincidenza, credo. Eccone un'altra. Non apri. Non sappiamo chi è. Potrebbe essere Alice. No. Ah, Alice no, anche in bicicletta. Non avrebbe avuto il tempo, dico, di... Fa riparare il computer. Esatto. Ma che c'entri tu con Alice? Sì, tu che c'entri. E a te? Avevo vietato di far avvicinare questo ragazzo ad Alice. Che non si ripeta mai più. Chi è? Forse sarà meglio aprire. Sono ore che aspetto Piazza San Pietro. Ma è tuo padre! Lo so. Gli hai sbattuto le porte in faccia! Non ti sfugge niente, ci picchi. Ti vergogni di farti vedere con lui? E perché dovrebbe... Silenzio! Sì, de, sì, de, sì, de. Bah, bravo, una piccola e facile novità. Uscirai dalla porta di servizio. Ma, oh, Walter Fattore, mi fai schifo. Ma, prego. A me non interessano i tuoi gusti sessuali. Ma da ora in poi io ti proibisco di soddisfarli sotto il mio tetto. Grazie, molto politically correct. Ci mancava solo mio padre. Ho visto tre volte il Papa. Non dire niente. Non dire niente. Non dire niente.
niente, non dirò niente. Non mi chiedere perché non sono venuto a prenderti, non mi chiedere perché siamo in ritardo, non mi chiedere a che ora arriveremo a Cesaratico, ma soprattutto non mi chiedere che fine ha fatto la mia macchina, perché l'ho prestata. Correzione, mi è stata requisita dall'uomo più bastardo, più machiavellico, più egoista che la terra abbia mai ospitato. Non dire niente. Forza, sali su, metti a guardare il DVD di Lost, la versione integrale, prima, seconda e terza serie, più i contenuti speciali. No! Beh! Barbara! 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 Montichou, sei tornato? Tichou? Montichou, dove sei? Tichou? Barbara! Ma dove sta? Oddio! Oddio, è uscita! Barbara! Permessa! Amore! C'è nessuno? Tichou? Buongiorno! Salve, mi scusi, la porta era aperta! Ma non è un buon motivo per entrare così? No, 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 ha ragione, mi scusi. Sono Alice Rossi. Ah! Sono molto felice di conoscerti. Salve. E prego, accomodati. Grazie. E a che cosa devo il piacere della tua visita? Sono venuta a incontrare Giacomo. Ma non dovevate vedermi a casa tua a Piazza Risorgimento? Sì, no, è che non ci siamo capiti perché... Ecco, vedi, in realtà la colpa è tutta di mio padre. Certe volte è un po' pesante, per non dire un po'... Oddio, mi scusi, posso? Prego. Un po' stronzo. Ah, addirittura? Già. Vai di fretta? No, no, posso tranquillamente aspettare. Tanto voglio dire, se Giacomo non mi trova a casa mia, tornerà sicuramente qui, no? Ma sicuramente. Vuoi un tè? Non è che avrebbe una Coca-Cola? No, no, no. Posso proporti un succo mango lisci fatto in casa? Va bene, sì, proviamo. E a parte il fatto che è pesante un po'... Stronzo, come dici giustamente tu. Scusi. Quando torno mi racconti qualcos'altro di tuo padre? Ma sì, se vuole. Ma sì, abbiamo tempo, mio marito non sceva sempre di fretta. Fa per due. Anche mio padre. Ma dai. Abbiamo detto mongolisci? Sì, sì. Perché sennò anche lampone e carota. Non si può fare tutto un... Tutto insieme, ma certamente. Grazie. Svelta! Ah! Oh, ma tu da dove sbuchi? Non ti preoccupare, la porta era aperta, forza, andiamo a casa. Ma no, ma che stai facendo? Io devo incontrare Giacomo! Dice, non ti rendi conto, devi tornare subito a casa! Ma perché? E tuo zio Walter? Beh? Beh, è morto. Cosa? Tuo zio Walter è morto e ti vuole vedere. Ma sei detto che è morto? Vabbè, è quasi morto, una disgrazia terribile, chiede di te. Lo zietto Walter? Zietto Walter. Aspetta, papà, è impossibile. È impossibile, davvero. Ha bisogno di te, credo che gli resti poco tempo. Ma com'è successo? È caduto dal letto. Dal tetto. Ma che ci faceva sul tetto? Che ci faceva? Dormiva, no? Lo zio Walter dormiva sul tetto? Sì, lo sai com'era fatto lui. Amava l'aria fresca ad alta quota. Dobbiamo andare prima che ci lasci. È orribile. Aspetta, almeno devo avvertire la signora Rossi che me ne vado. Ci penso io. Vai adesso, lo zio Walter ti aspetta. Subito a casa. È caduto dal tetto. Ma chi? Mi dispiace, è terribile. Io paziento male. Ma cos'è successo? Eh? Hai detto che qualcuno è caduto dal tetto? Ah sì, sì. Il signor fattore, lo zio della signorina Rossi, il loro inquilino, è appena caduto dal tetto della loro casa di Piazza Risorgimento. E allora il signor Rossi, il padre della signorina Rossi, è venuto qui per dirglielo. Ah, il signor Rossi è qui? Sì, beh, l'altro signor Rossi, non io. Io sono qui. Che stupido sei. Che stupido sono, sì. Però lui, l'altro signor Rossi, non poteva trattenersi. È dovuto andare a casa a consolare la famiglia. E il signor fattore? Beh, sicuramente gli darà una mano. Sei appena detto che era gravemente ferito. Ma vivo, almeno per ora.
Comunque la vita continua e io devo andare subito a Fiumicino a riprendere il mio cliente. Un altro? No, è lo stesso, mi sono appena reso conto che l'ho mollato lì. Mario, non ti dimenticare che stasera andiamo a scena fuori a quel nuovo vegetariano che hanno aperto sul Tevere. E come potrei dimenticarmene? Una bella buffata di alghe. Mario, allora chiamo la signora Rossi per dire che sua figlia sta tornando a casa. Signor Rossi? Signor Rossi? Signor Rossi! Ma che diavolo ci fai? È ancora qui tu? Alice al bar non c'è. Starà per arrivare. È il suo bar preferito. Strano, perché ho chiesto a tutti se conoscevano una ragazza con un cane, un bastone bianco, e mi hanno risposto di no. Devi essere un gran rompicoglioni, scusa. Sbagliato numero. Non ci posso credere. Come faceva a sapere che avevano sbagliato numero? Dal trillo. Te l'ho mai detto che ero accordatore di pianoforti? No. Adesso lo sai. Animo, senza indugi, al bar. Ma gliel'ho già detto, Alice non c'è. Non c'era, ma adesso ci sarà. Ma se mi ha detto che è uscita da mezz'ora. Ciao. E il bar è a 5 minuti da qui. Non ci vuole. Le ci vuole più tempo. Ma è possibile che tu non capisca? Vai da Alice, no. Io non voglio rivederti mai più. Ascoltami, ti prego, guarda, mi sono messo anche in ginocchio, ti supplico. Fai quello che ti chiedo, faresti di me l'uomo più felice del mondo. È il trillo giusto? Fatti i cazzi tuoi. Chi parla? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Signor Rossi? Oh, sì. Ha fatto presto a tornare a casa? Sì. Mi spiace che non ci siamo incontrati quando è passato di qui poco fa. Sì. È la mia banca, sì? Come vanno le cose a casa? Non molto bene. E come sta, signor Fattore? Molto male. Ma è ancora vivo? Per adesso. E avete chiamato un'ambulanza? Non ancora, ma manca poco. È un bonifico in ritardo. Chi ha scoperto che è caduto dal tetto? Scoperto tetto? Mi hanno detto che il signor Fattore è caduto dal tetto. Chi l'ha scoperto? Il tetto! L'ho scoperto io! Queste banche, un piccolo scoperto oltre il tetto e ti rompo il... Grazie per l'interessamento, la posso lasciare? Ma certo! Bene! Solo un'ultima cosa! Dai! Alice dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Come? È andata via di qua 10 minuti fa, dovrebbe arrivare tra poco. Arrivederci e grazie per la notizia. Ah, signor Rossi! Dai, dai. Immagino le risate che si sarà fatto quando ha scoperto che c'era un altro tassista di nome Mario Rossi che abita a Piazza Irnerio. Abbiamo riso molto, sì. Ah, ho trovato Alice molto simpatica. Dirò a Mario che non ci vedo niente di male che i nostri figli si incontrino. Sì. No, no, assolutamente no. Ma perché? No, stavo parlando con i signori dell'ambulanza. Sono appena arrivati e vogliono spostare lo zio Walter prima che il dottore lo visiti. La devo lasciare. Ma non voglio il dottore. E manda via l'ambulanza. Sbandata. Ha lasciato qui la sua borsa. Figliolo, io non sono contento per niente di questo albergo. Oh, Cesenatico non è più la stessa, sai? E nemmeno la lega di una... Lei fa chilo. No, no! Ma che faccio tosta? Le darò la mancia alla fine del nostro soggiorno se sarò contento di lei. Papà! Papà, allora ci deve essere un equivoco. Scusi, signor Rossi. No. Rossi, chi è Rossi? Un telefono? C'è un telefono? Telefono? Telefono! Pronto? Ancora la banca. Che banca? No, niente, ho un problema con una banca, poi ti spiego. Aprirò uno scoperto altrove. Animo, Giacomo, Alice ti aspetta! Gliel'ho già detto, non c'è da Cesare. Da Cesare, no, io ti ho detto via Crescenzio. No, lei mi aveva detto via Cola di Rienzo. No, guarda, non posso essermi sbagliato. Non va più da Cesare da un sacco di tempo. Telefono? Da quando non vede più? Telefono. Va da Luigi a via Crescenzio? Telefono. Pensando di stare da Cesare via Cola di Rienzo? Vuoi sapere dove è Luigi? Certo, se Alice è là. Ti ricordi come si va al bar su Cola di Rienzo? Ah,
Sì. Bravo, Luigi è dalla parte opposta. Sempre a destra, uscendo dal telefono, insomma, strozzini della banca. Lasciate in pace mio figlio. Papà! Scusi, ho chiamato per dire che sua figlia ha dimenticato qui la borsa. Ah, non è la banca, è il portiere dell'albergo che dice che hai lasciato la borsa della ONU. Grazie signorina, manderò mio figlio a ritirarla. Ma con chi parlo? Parla col padre del figlio del spirito. Dammi il telefono! È la casa di Mario Rossi? C'è un certo Mario Rossi qui. Sì. Sembra di sì. Dormiamo in tripla, Allora, posso lasciare un messaggio per sua figlia? C'è una figlia, signor Rossi? Ma certo! Addirittura in quadrupla! Vai, ascolta. Le dica che ha dimenticato qui la borsa. Ora vengo a portarla al vostro indirizzo. Ah, dici che se si perde la borsa ci sarà un grosso indennizzo. Lascia stare, papà! No, indennizzo, no. Indirizzo! Ah. Possibile che non mi comprenda? Il portiere dell'albergo ha comprato l'agenda. Bene, ora. Senta, adesso vengo a portarle la borsa. Ma sarà meglio per lei, sa? Ma chi parla? Parlo il fattore. Ah, lei è il padre del signor fattore, sta aspettando l'ambulanza per suo figlio? Sarà lei a aver bisogno dell'ambulanza se non lascia in pace mio figlio. Ecco fatto, ho sistemato il direttore. Oh papà, Giacomo, forza! Albando Luigi che c'è, Alice che ti aspetta. Ecco, guarda, con questi 50 euro brindate la mia salute. Buon uomo. Ma dove sono il traio qua? Ma anche suo padre ha avuto un incidente. Il suo incidente sono stato io. È proprio vero che a volte la felicità è a portata di mano e non lo si sa. Io ho una famiglia normalissima, ho un padre, una madre. Sì, è un modo di vedere le cose. Allora adesso vai? L'ho dovuta chiudere di nuovo. È molto rumoroso questo albergo. Chi è che fa questo bacaccio? È sua nuora, ha una nuova crisi. Ho una nuora? Grazie Giacomo. Ma c'era il matrimonio? Ma certo, facevi il testimone. È vero, sì. Addio Giacomo, da Luigi. E se lì c'è non c'è? C'è, ti sta aspettando, conosco mia figlia. Una figlia? C'ho anche la nipote. È svelto come suo padre. Oh. Papà, vai di sopra. Sì. E tu, fila l'alice. Ma non era chiusa dietro quella porta? Sono uscita dalla finestra. Dalla finestra, c'è un incendio, allarmi. Credevo che se ne fosse andato questo. Non ancora, ma ci siamo quasi. Grazie di tutto, giovanotto, e arrivederci. Oh mio Dio, no. Senti, aspetta Carla, posso spiegarti tutto? Sì, adesso capisco perché mi avevi chiusa a chiave. Ma tu sei mia nuora? No. Sono la signora Rossi. Spero che lei stia bene e che passerete delle buone vacanze. Fa parte del personale dell'albergo. Posso aprirle un caffè o un tè, signor fattore? Come fa a sapere il mio nome? Siamo clienti abituali qui. Sì. Caffè o tè? Un triplo whisky. Un triplo whisky? E subito! Signorina, in suo onore questa città dovrebbe chiamarsi Cesenatica. Zio Walter, ma sei qui! E non hai niente di rotto, ma papà mi ha detto che stavi per morire! Siamo sulla buona strada. E non vai a farti vedere da un medico? Preferisco aspettare domani, potrebbe peggiorare. No, se il tempo peggiora ce ne andiamo immediatamente, sai. Salve, signor fattore. No, non mi faccio toccare da un'infermiera se non indosso il camice bianco, sa? Ma io non sono un'infermiera. Ah, no, allora mi può toccare quando vuole. Papà, che? Di sopra. Ancora? Sì, da solo e subito. Ma io ho bisogno della mia borsa. Ho dimenticato la borsa. Giusto, signorina, come mai non c'ha la borsa lei? L'ho lasciata da Giacomo. Giacomo è il portiere dell'albergo. Sì, sono andata via di corsa. Incasserò l'indirizzo domani mattina. Ecco la tua borsa, papà. Meno male, perché ho costume da bagno dentro, sì. Devo tornare là. Dove devi andare? Prendo l'agenda. Non a te, tu dove vai? Da Giacomo. No, perché? Papà, non siamo a Cesenatico. E Giacomo non è a casa sua. E vabbè, zio sarà tornato. Io comunque devo riprendere la mia borsa. Che a proposito, speriamo che la mamma l'abbia trovata. Ma mamma, ma perché hai conosciuto sua madre? Oh, sì, zio, non sai, è simpaticissima, è deliziosa. E mi sa tanto che il papà di Giacomo è un po' meno rincoglionito del mio. Non credo proprio. Non devi andare a casa di Giacomo. E dai, zio, non ti ci vorrei mettere pure tu adesso. Non devi andare a casa di Giacomo perché Giacomo ti aspetta da un'altra parte.
al bar! Mi ha incaricato di dirtelo. E perché non me l'hai detto prima? Sono caduto, ho preso una bella botta. Quindi immagino che ti sarei anche dimenticato il nome del bar. Cesare, Colla di Rienzo. Perfetto, grazie. Zio, vai comunque a farti vedere da un medico, eh? Papà! Dillo! È venuto nessuno? No, tutto tranquillo. In che senso? Tutto risolto. Oh, bravo Walter. Vuoi dirlo forte allora, Alice? Vai. Sì, certo. Dove? A incontrare Giacomo. Che cosa? Tutto a posto, Mario. Ma non mi sembra. Ma ti prego. Ma non ce lo sta andando a Piazza del Neri? No. No, devo incontrare Giacomo qui vicino, da Cesare. Sei impazzito? Ancora no. Nonostante sia caduto dal tetto. Chi? Beh, io... Sei caduto dal tetto. Ma se me l'hai detto tu prima, mi avevi detto che era caduto dal tetto e che era morto. Ho detto quasi. Va bene, allora visto che vivo e vegeto, io vado finalmente a incontrare Giacomo. Non credo proprio. Lascialo andare da Cesare. Tu non ti immischiare. E tu non me lo puoi impedire. Non ci vai. Sì che ci vado. Sì non ci va, ci devo andare. Ho detto di no. Veramente no, Mario. Non ci vai. Non sono qui per condannare Cesare, ma per lodarlo. È un posto molto, molto carino. Una ragazza può frequentare, non è come gli altri bar brutti e malfamati dove ci sono i ragazzi che non si possono incontrare, ed è per questo che lei può andare da Cesare. Corso, muoviti tesoro. Amici, che hai fatto? Quello che sto cercando di fare da oggi pomeriggio. Salvare il tuo doppio matrimonio. Hai mandato mia figlia da Cesare per incontrarsi con mio figlio. Sì, perché ho mandato tuo figlio da Luigi per incontrarsi con tua figlia. Walter, Walter, mua, sei un genio, grazie Walter. Mario mi stava facendo... Cosa fai? Non vorrei coinvolgere anche Mario nelle tue attività. Carla, lascia che ti spieghi. Non c'è niente da spiegare. Dov'è tuo padre? Di sopra. Bene, allora portagli questo. Ne avrà bisogno quando scoprirà le abitudini sessuali di suo figlio. Vergogna. Sto zitto tu. E tu non dici niente? Ah, certamente, perché tu lo sapevi. Si può sapere che cosa ci fai ancora qua? Pensavo dovessi andare a lavorare, no? Infatti sto andando a Fiumicino a riprendere il mio cliente. Ancora? Sì, a quest'ora l'avranno anche arrestato per vagabondaggio. Stamattina, guardando il sole che sorgeva, mi sono detto: che bella giornata che comincia! E adesso? Le nuvole si allontanano e ti dici che il tramonto sarà altrettanto bello. Ma come fai a dire una cosa del genere? Carla pensa che io abbia una relazione sessuale con tuo figlio. Sì, ma non sa che è mio figlio e quindi non è grave. Ha ragione Alice, sei uno stronzo. No, ma è vero, e tu lo sai benissimo. Se io mi sono sposato due volte è soltanto perché non so dire di no, tutto qui. Allora, ricapitoliamo. Alice aspetta Giacomo da Luigi, giusto? In teoria. Benissimo, allora tu adesso vai da Luigi. No, senti Mario, te l'ho detto, è tutto finito. Io porto papà, ci sono altri. Walter, tu adesso vai da Luigi e dici a Giacomo che... Tutto è finito, Mario! Quasi finita! Ma non ti devi preoccupare, perché tu adesso devi occuparti soltanto di Giacomo. Così io potrò andare da Cesare, dire ad Alice che c'è stata una grande esplosione di gas. La nostra cucina è finita nel giardino dei vicini. No, no, no! Smettila, Mario! Non può continuare! Devi accettarlo! Quei due ragazzi vogliono incontrarsi! È finito, Mario! Una partita è finita quando l'arbitro fischia la fine. Ricordi cosa disse Shakespeare? Si è rotto il galleggiante del cesto. Sì, va bene. Papà, non andare in giro nudo. Lei è il direttore dell'armeria? Sì, in persona. Ecco, guardi, senti un po'. Io vorrei dirti la spiaggia. Sì. Perché sennò... Papà, non mi sono... Non ci penso nemmeno, io vado al mare. Signor Rossi, signor Rossi. Oddio, signor Rossi. Alice non c'era! Ma è quello che ho fatto! Ma lei cammina molto, molto lentamente! Senta, mi sono detto che forse era meglio tornare qui per vedere se magari era tornata! Ma siccome non c'è,
sarà andata da Cesare. No, da Cesare no, è impossibile. Il direttore dell'albergo sta male. Papà? Ma è il signor Fattore, suo cognato? Eh sì! No! Ah, Fattore sono io e anche tu. Non capisco. Come fa suo padre a chiamarsi Fattore? Perché è fattore. Chiaramente. Per certe professioni ci vuole una formazione. Sì. Ma fattore si nasce. Sì. E allora mio nonno, fattore. Ah. Mio padre, fattore. Sì. Io, no, io no. E allora quando il signor fattore, lui, è caduto dal tetto? È caduto dal tetto. Oddio no, quella era Alice. Alice è caduta dal tetto. Mamma! Però sa. Sì. Che il signor fattore è caduto dal tetto. Almeno prendiamolo e mettiamolo sul divano. No. Purtroppo è morto. È morto. È morto. Ho provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. È spirato poco fa. Pace all'anima sua. Sono sempre i migliori che se ne vanno. Grazie, papà. Senti, Giacomo, puoi andare di là in quella stanza a prendere un lenzuolo? Un lenzuolo? Beh, per un morto si copre sempre con un lenzuolo. Ma non sarebbe meglio chiamare un dottore? Avremo sicuramente bisogno di chiamare un dottore, ma per me dopo. Ciao! Salute! È vivo! E posso provare a fargli la respirazione bocca a bocca! Ferma! È mio cognato! Se qualcuno deve fargli la respirazione bocca a bocca, quello sono io! Gli sta dando il colpo di grazia! Non smetta, continui! Mi sembra una puntata del dottor House. Perché adesso si ferma? Troppo tardi, è morto. È morto? Ho capito, vado a prendere il lenzuolo. Ah, è la prima volta che siamo d'accordo nell'arco della giornata. Svelto, chiudi Giacomo in camera. Per il sorso, Jesus Christ, Jesus Christ, la mamma. Porca miseria! Forse Alice! È Alice! Tua figlia! Lo so che è mia figlia, ma che ci fa qui? Ci abita. Ma non era andata a incontrare Giacomo? Sì, ma siccome sono due ore che facciamo di tutto per non farlo incontrare, sarà tornata a casa! Dove invece rischia di incontrarlo? Esatto! Riflettiamo. Adesso vuole riflettere! Ma sì, ma... Riflettiamo. Ok, allora, tu sali di sopra e controlli dalla tua finestra chi è che sta suonando alla porta. Se è Alice, le dici che mi hanno portato all'ospedale, centro traumatologico, CTO, dove? Devono farmi uno scanner al cervello a seguito dei colpi che mi hai dato contro la porta della cucina. Dille che i medici vogliono assolutamente che lei sia presente quando io mi risveglierò dal coma. E per essere più sicuro che ci va, la accompagni. Metro fino a Termini, poi il 791. Se ti sbagli, meglio. Una volta lì te ne vai e lasci che lei se la sbrighi da sola. Tempo che trova il pronto soccorso, che si rende conto che io non ci sono, ci mettiamo anche in ritorno. Noi guadagniamo almeno due ore. Io invece apro la porta a Giacomo. Gli faccio la scenata del padre autoritario. Gli dico che ho fatto delle ricerche su internet. Questa è una pressione lattantissima. Ho scoperto che qui abita una banda di prostitute, spacciatori e popponi e me lo riporto a Piazza Innerio. Tu, dopo aver lasciato Alice, vieni qui e dici a Carla che io sono dovuto andare a riprendere il mio cliente a Fiumicino. Così avrò il tempo di accompagnare Barbara al ristorante vegetariano e mi porto pure Giacomo, così siamo tranquilli. Poi all'improvviso, dopo tre cucchiai della mia zuppa alle alghe, mi renderò conto che ho sempre il mio cliente andare a riprendere Fiumicino, così posso venire qui a sedermi a tavolo con Carla e la nostra. Importantissimo! Tu, dopo aver lasciato Alice, ma prima di venire qui, chiami il garage e gli dici di mandare il carro attrezzi per riparare la ruota del mio taxi. E mentre lo riparano, io sono qui tranquillo che mi mangio l'arrosto con Carla. Tu prendi il taxi, lo guidi fino a qui e me lo passeggi davanti a casa. Ti riprendi la macchina e parti tranquillo per Cesenatico!
cosa hai detto? 791. Buono, no? Svelto, sali! Buono, no? Certo, sempre colpa mia! Ehi, non riesco ad aprire la porta! Buono, no? Sali, mi raccomando, sei Alice... Ho capito! Sei a termine a partorire! Bussano! Bussano! Insomma, basta! Non me lo ferma! Tu non le chiavi della cassaforte, sono solo un cliente. Mario, ma sei stato tu a chiudermi a chiave? No, è stato Walter. Ma io adesso la ammazzo! No, amore, ti prego, tesoro, ti prego, lascia stare Walter e invece fammi a prendere un momento che mi scoppia la testa. Ma vattene a prendere da solo! Ma non posso, amore mio, non posso. Devo stare qui a occuparmi del mio cliente e vuole un telo da spiaggia. Ma che spiaggia? Quale cliente? Popi Popi! Popi Popi! Amore, il padre di Walter lo sai che è un po'... E non è l'unico! Scusi, lei è la cameriera. Dai, dai, un momento, in camera nostra. Perché volevo dirle che in questo albergo gli asciugamani sono piccolini. Questo è il padre di Walter, vado a prenderti il momento in camera di Alice! No! Sì! No, amore, no, intendo dire che non ho più bisogno del momento, perché adesso ho un fortissimo mal di pancia e le pastiglie per l'acidità sono in camera nostra. No, no, no! C'è qualcuno alla porta! È un postino per la mancia di Natale. A giugno! Vengono sempre prima. Aprite questa porta! Bussano! Che giornata di merda! Ma il ragazzetto di Walter! Ma sì! Che cosa ci fai in camera di Alice? Credo che volesse andare via, ma Walter non può più farne a meno. E ha chiuso quel ragazzo in camera di nostra figlia! Beh, visto che lei non c'era! Tutto a posto, Maria! Tutto a posto, Carla. Walter Fattore! Mi occuperò di te tra poco. Non è un tesoro? Che cosa le hai raccontato? Lascia perdere, chi era la porta, Alice? No, è una signora. Una signora come? Bobby Bobby. Bobby Bobby! Com'è sta signora? È una signora, molto... con un bel... i capelli biondi, sì. E una piccola macchina rossa. Rossa? È Barbara. Barbara? Sì, è Barbara, ma che ci fa qui? Ma Barbara, il bagnino, non la lasciamo fuori dalla porta, facciamo entrare. Oh, vai sopra! Ma non ci penso nemmeno! Vai sopra, detto! No! Sbarazzati di tuo padre e occupati di Barbara! Ma tu non puoi aprire questa porta! Perché non ti occupi tu di Barbara? Perché io devo già occuparmi di Carla e Giacomo in stereo. Papà, vai di sopra, devi aprire la porta alla signora! No! Tu che no? Non devi aprire la porta! No. Vai di sopra con tuo padre e ti spogli! Sì! Sì! Che cosa? Ti spogli! Poi ti affacci ancora alla finestra, parli di nuovo con Barbara, le dici che sei il signor Rossi, che stai facendo la doccia e che l'aspetta di rompere con il campanello. Aspetta, Walter, ci siamo quasi. Sì, ci siamo quasi. Salgo di sopra, mi metto sotto la doccia col bagnino e... Papà! Papà! Ma mi avete preso per la zia Lilli! E voilà! Papà! Coraggio, figliolo! A casa! Ma che ci fai qui? No, niente, ti porto via di qui! Ma il signor Fattore! È di sopra a fare la doccia! Ma sei morto! Sì. L'altro signor Rossi sta sciacquando la salma del signor Fattore prima che arrivi il becchino! Che schifo! Dai, ragazzo, vai e passa dalla porta di servizio! Ma no, papà, io aspetto Alice! Non ce la faccio più! Senti, Giacomo... Forse è venuto il momento che almeno tu, solo tu, sappia la verità. Ti prego, siediti. Vedi, figliolo, quella ragazza con cui hai chattato, Alice. Non è una ragazza. Papà! Oh. Hai chattato con il nonno, un vecchio bavoso che si spaccia per la nipote. Senti, non ti credo. Dove sta? L'ho vista alla finestra. Ciao, due respingenti, una cosa che dico. Yes! Uno spettacolo. Ma il padre del signor Rossi? Sì, purtroppo è caduto in un barile di Viagra. Ma allora perché? Perché il signor Rossi mi ha mandato al bar per incontrare Alice? Ma figlio mio, per pietà, non voleva che tu ti scontrassi con questa cruda realtà. Ma la facciamo entrare, per favore. Vai, ragazzo, vai. Salta sulla moto, via, veloce come il vento, vai. Mario! Non riesco a prendere via Barbara.
barbara. Perché? Vuole restituire la borsa ad Alice. Ma capirai, fagliela lasciare fuori dalla porta. No, vuole entrare per conoscere l'altra signora Rossi. E beh, io mi auguro che tu gli abbia detto di no. Assolutamente, ma siccome insisteva, allora gli ho detto che andavo a vedere se l'altra signora Rossi era... Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Quale altra signora Rossi, Carla? Certo, ce ne sono solo due. Ce ne sono solo due, vero, mamma? Perché non le hai detto che Carla era in Australia per i funerali di una lontana cugina e non sarebbe tornata prima di un anno? Non ci ho pensato. È stato Walter, è uscito e si è portato via la chiave. Sono uscito, dove sono andato? Oh, se mi dispiace, vengo io con te. Sì, sì, suono, no? Walter, Walter, vai di sopra, parla di nuovo con Barbara e dire che Carla, Carla è... malata. Bravo, molto malata, grazie, ammirato. Basta, Mario! Sì, suono, no? Sapete, è malata. Basta! Insomma, giovinotti, alla fin fine io non riesco a capire se queste vacanze a Cesenatico facciano bene la salute. No. Prima c'è stata una malata, poi un moribondo, poi suonano bussi, non capisco niente. Walter, vai, parla con Barbara. Ma che cosa? Qualsiasi cosa, dille quello che vuoi. E se dicessi che sono andati tutti ai funerali di Walter, fattore? Mi ha permesso? Oddio! Di averla fatta uscire dalla doccia. No, sì, bravo. E ho pensato che forse valeva la pena. Certo, capisco. No, dicevo forse valeva la pena provare dalla porta di servizio. Ah, ecco, sembrava strano. Sua moglie poteva essere in cucina? No, non è in cucina mia moglie. Facevo il ballerino una volta. Ah. Sì. Lei ha già conosciuto mio padre prima alla finestra? Enchanté. Anche a me. Non vi ho ancora presentato. No. No. Adesso rimediamo subito. Venga, caro, venga. Venga con me. Lui è il nostro inquilino. È quello che è caduto dal tetto? Sì. Come sta? Non tanto bene. Ci hanno consigliato di avvolgere in un lenzuolo per tenerlo caldo. Come sta, signor fattore? Beato lei. Ma perché continui a chiamare fattore? Grazie, signor Rossi, di essere venuta. Ma se lei vuole, il mio bastone. Papà! Beh, la riaccompagno alla porta, signora. Già che sono qui, mi piacerebbe incontrare la mia omonima. Omonima? L'altra signora Rossi. Carla? Sì, Carla. Sì! Malata! È malata! Molto malata! Non riesce più ad aprire la bocca. Dobbiamo nutrirla con una cannuccia, così. Pam! Ma è terribile! Terribile, sì, grazie, signora Rossi, è ripresa. Vento! È la signora Rossi? No! È la signora Fattore, la moglie di Walter Fattore, Lilly, matta dalle gare, Lilly. Beh, del resto pure il marito, vede. In effetti. Ecco, Lilly è diventata matta praticamente lo stesso giorno di Carla. Lei sa di Carla, no? No. E certo, l'ho detta a Giacomo. Ma lei ha incontrato Giacomo? Lo conosce? È mio figlio. Ah, certo, sì. Se no non staremo qui e fa tutto questo. Dicevo che Lilly è diventata matta praticamente lo stesso giorno. Non pazza come Carla, comunque, ma sono tutte due molto pericolose. Ce l'hanno nei geni, siamo quello che si dice una famiglia disfunzionale. Vedo. Ecco, quindi per la sua sicurezza le consiglio di andare via e di non tornare mai più. Nei geni, lei dice. Eppure sua figlia non ne sembra affetta. Chi è mia figlia? Alice? Alice, sì. No, 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 lei sta bene, insomma, tranne quando è in astinenza. In astinenza? Quando le manca la roba, signora mia, diventa ingestibile proprio. Beh, allora io vado. Deve proprio, che peccato. In definitiva è meglio che i nostri figli non si incontrino. No, infatti, grazie, signora Rossi. E vai, Walter, yes! Grandissimo, Walter, sei stato veramente straordinario. Mi ero dimenticato di lasciare... minuti sotto il lenzuolo, il dottore ha detto così, poi 10 minuti di yoga, testa in basso, gambe in aria per ossigenare bene il cervello, io soffrirei per lui se non sapessi quanto gli fa bene. È sicuro che sia Lilia e non Carla che dà
le crisi di follia, le loro voci si confondono, ma io ho imparato a distinguerle. Le ho già detto che ero accordatore di pianoforti? No, ma ha detto ballerino. Sì, era prima. Beh, grazie per la borsa, signora Rossi. Ma non avete nessun aiuto dai servizi sociali? Perché? Beh, una moglie malata, una sorella isterica e anche una figlia drogata... La borsa sta bene lì? No, 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 abbiamo già il rimborso per la casa di riposo di mio nonno. Non vogliamo gravare troppo sui conti dello Stato. Lei conosce l'attuale situazione finanziaria del paese. Lei è un uomo veramente coraggioso. Grazie. Ma io forse posso esserle d'aiuto. Ho seguito dei corsi serali. Come aiutare il prossimo a combattere lo stress. Come aiutare il prossimo ai corsi serali? Avete un cazzo da fare a casa. Mi scappare qui. Papà, non vedi che ho altre cose più urgenti da fare? Sì, per me quando è urgente diventa urgente rapidamente. Sì, ho capito tutto. Lei parlava di aiutare il prossimo. Sì. Ecco, le spiacerebbe un attimo mio padre. Ma certo. Grazie, il bagno di sopra. Così io posso occuparmi della zia Lilli. Papà, la signora Rossi sale con te. Oh, era ora. Papi, papi. Papi, papi. Dopo di lei, signor. No, 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 dopo di lei, signor Rossi. Il fattore. Ma certo, adesso il fattore tira fuori dalla fiatoia. Vero? No, i peli! Barbara stava per andarsene. L'hai fatta salire con tuo padre. Adesso non se ne andrà mai più. Non ti preoccupare, Mario. Due minuti con mio padre. Non vedrà l'ora di andarsene. Walter! Carla, ascolta! Ok, adesso ho veramente bisogno di un momento. Prima, Walter! Carla, ci sono due ore che rifletto! Aspetta, Carla, guarda che oggi Walter ha delle attenuanti. Non è se stesso. È benissimo! Chi era la voce femminile che ho sentito? A chi lo stai chiedendo? A te! Allora non ho capito la domanda. Chi era la voce femminile che ho sentito? Una persona per Walter. Mario, mi rifiuto! E dov'è adesso? È di sopra a fare la doccia. E quanti anni ha questa, signor fattore? Come? La puttana che hai fatto salire in camera con tuo padre! Walter, mi meraviglio di te! Una puttana in casa mia! Hai rotto il coglione! Hai trasformato la mia casa in un bordello! Vado a prenderti il momento in camera di Alice! No! No, tranquillo, Giacomo è uscito. Walter, sono io, Walter, andate via. Andate via? Sì. Senti, l'anno prossimo facciamo Pirandello. Signor Rossi, suo padre avrà anche perso un po' delle sue facoltà qua sopra, ma sotto funziona molto bene. L'aria è vicesinastico, che mi fa bene. Papà, vai a letto. A letto, è quello che volevo fare. Ma la signora mi ha detto di fare la doccia, allora tanto bene che vado in mare. Mi cambierò in cabina, ecco. No! Ma tornare chi è? Le ho parlato di Carla, la malata mentale, di sua sorella Lilli, la pazza scatenata, e dello zio Walter, il kamikaze. Questo è cugino Bartolomeo. Oh, scema! Era un testimone di Geova. Teniamoci in contatto, eh? Sì. Forza, andiamo. Mario, che ci fai qui? Niente, amore, ti porto via di qui. No, perché sei qui? Sono qui unicamente per portarti fuori da questa casa di pazzi. Te ne parlerò dopo, al ristorante vegetariano. Non penserai che me ne sia dimenticata, spero? Assolutamente no. Ma non possiamo certo abbandonare il signor Rossi in un momento di disgrazia simile. Non ci riguarda. E invece sì, il nostro mondo è un microcosmo interdipendente. Le disgrazie degli altri ci riguardano tutti. Non sa dei problemi mentali di sua moglie, signor Rossi? No! Ma è Carla Olivi! Ma che differenza fa? Racconta lei a mio marito di tutti i suoi problemi? Di Carla, la malata mentale, della zia Lilli, la pazza scatenata, dello zio Vetta, il kamikaze e del cugino Bartolomeo, o scemo? O lo faccio io? Io avrei preferito restasse in famiglia. Ho appena detto che siamo tutti una grande famiglia. Grande, sì, è vero. Dobbiamo restare uniti. No, 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 no. Il signor Rossi qui non ha alcun bisogno di aiuto, vero, signor Rossi? Sì. No! Lo vedi? Il signor Rossi preferisce cavarsela da solo. Sì! Ma perché vuol dire che Mar Rossi non... Venga, miraglio! Dove andiamo? C'è un pulmino che l'aspetta per la spiaggia. La spiaggia, Fabio!
non ti riconosco. Amore, sono sempre io, soltanto con un bastone. Forza, andiamo, tutti quanti al vegetariano. Giacomo, che bella sorpresa. Che ci fai qui? Mi dispiace, papà, ma... Mamma! Tesoro? Non ti avevo detto di andare a casa? Sì, ma ho deciso di spiegarmi con il signor Rossi. Ma il signor Rossi non ha la minima voglia di spiegarsi con te, è vero, signor Rossi? Non ti voglio. Ma deve comunque sapere che ho deciso di incontrare Alice. Giacomo! Lo so che non sa nemmeno che esisto. Ma sì che sa che esisti, è venuta a casa a sciaccarti. Barbara! Ah sì, Alice, Alice! Certo, Alice, Alice. Barbara, Giacomo, forza, andiamo! No! A questo punto l'aspetto qui. Signor Rossi? La prego, dica qualcosa. Cazzo! No. Ma sua figlia non è ancora arrivata, è partita prima di me? Mamma, le ci vuole comunque tempo, anche col cane. Che cane? Non va da nessuna parte senza il suo cane, è vero, signor Rossi? Adora il suo cane. Non esce mai senza Banzai. Banzai? Sì, il suo cane si chiama Banzai ed è sempre con lei. Anche perché non può farne a meno. Purtroppo, bravo Banzai. Banzai è il suo tesoro. Un cocker. Un cocker. Un boxer! Un bastardo! Un bastardo tedesco di taglia media! Hai presente Hitler? Giacomo! È giusto, no? Non lo so, non l'ho ancora mai visto! Neanch'io, quando è venuta da me, non aveva il cane! Ma non è possibile, non può andare da Piazza Risorgimento a Piazza Ernerio da sola con il suo bastone bianco! Ho perso il mio bastone! Eccolo, ammiraglio, pronto! Un bastone bianco? È una non vedente! Come? E quando è venuta da me è arrivata in bicicletta? Era un'immagine di sintesi! Che figlia che ha, signor Rossi? Non avrà gli occhi, ma c'ha due palle. Ah, non sapevo che Alice... C'è un antico proverbio cinese che dice: un uomo cieco con un cane che vede avrà sempre una visione più chiara di un uomo che vede con un cane cieco. Mi è piaciuta. Un altro. E ce n'è un altro. Me la segno questa. Dalla bocca di un bambino esce la verità. Sì. E dal culo di un cane. Basta, signor Rossi, grazie. Può bastare così, forza. Barbara, Giacomo, andiamo. Oddio! È giunta la tua ora. È impazzita la portiera dell'albergo. Hai fatto testamento? Carla! È la seconda volta che mi costringe a uscire dalla finestra. E questa volta sarà l'ultima. Carla, ascolta. E tra 5 secondi non sei fuori di qui? Ti taglio le palle. Carletta, credo che le cose si mettano male. Una, Carluccia. Sono molto felice di conoscerla, signora Rossi. Sono la signora Rossi? Sì, anch'io, signora Rossi. Mi scusi se non le stringo la mano, ma sono un tantino occupata. Ho qualche ramo secco da sfrondare. Si va. Oh, mancato. Sei ancora qui tu? Non ti è bastata? Non lo so se ho abbastanza soldi per pagarsi un'altra bottarella. Bottarella? E quando avrò finito, gli mancheranno pure i mezzi per farsi altre. Chiamatela a euro. A proposito, quanti anni hai? 16. 16 anni, ne ero sicura. Carla, sei giovane, non ti piacciono le persone della tua età, magari delle ragazze, no? Veramente sì. E non è qui che le troverai, hai capito adesso? Forse è il caso che vada. Ottima idea. Lei non è al corrente di quel ragazzo, di questo signore qua? Non le interessa. Per niente. Mi interessa molto. Signora Rossi, io faccio parte di un gruppo di donne e ci incontriamo una volta al mese per aiutarci a vicenda. Potrebbe venire anche lei portando sua figlia, anche se è cieca. Ma chi le ha detto che è cieca? Lui! Cieco! Non va bene, aspetta, non te ne andare. Non voglio davvero tagliargli le palle, signora Rossi. Sì, signora Rossi, una moglie irresistibile. Aiuto! Walter, ho bisogno di te. Io ho bisogno delle mie palle. Se la polizia cerca le palle di mio figlio, io non ho visto niente. Siamo in spiaggia. Ma dove è andato? Basta! Basta! Non ce la faccio più. C'è qualcosa che avrei dovuto dirvi molto tempo fa. Ma prima di confessare, vi prego, sedetevi.
Ti amo. E sono un marito felice. Sei una donna straordinaria, mi hai dato un figlio che adoro. E ti giuro, non saprei vivere senza di te. Né senza di te. Sì, io sono bigamo. Ho sposato tutte e due. No, no, non dite niente. Il vostro silenzio è la punizione peggiore. Carla, porterò via le mie cose oggi stesso e dormirò in albergo. Barbara, spero che tu mi conceda fino a domani. Mi auguro soltanto che quando mi condanneranno non mi diano gli arresti domiciliari, perché non saprei veramente dove andare a vivere. Grazie, Carla, per i tuoi panini al prosciuttino cotto e gli arrosti di maiale. E grazie, Barbara, per i tuoi panini al formaggio e le zuppe alle alghe. Vi prego, perdonatemi. Signora Rossi? Sì, signora Rossi? Glielo dici tu? Sei sicura? Sì. Mon petit chou, noi lo sappiamo da anni. Lo sapete? Da quanto tempo? Una quindicina d'anni. 15 anni? Non siamo mica cretine, tesoro. Le tue scuse a volte erano proprio ridicole. E poi settimana dopo settimana. Oh no, questa sera no, sono troppo stanco. E poi hai un grande difetto. Parli nel sonno. E così un giorno ho cominciato a seguirti. Barbara. Io ho fatto lo stesso. Ma Carla. E ci siamo incontrate. E abbiamo deciso che alla fine non era poi così male. Ma no? Sì, così non ci stai sempre tra i piedi. E ci vizi da morire per non farti sospettare nulla. E poi è divertente quando ci vediamo scambiarci i nostri punti di vista. Aspetta un attimo. Vi vedete? Molto discretamente. Una o due volte l'anno. E non ci siamo mai mostrate le foto dei figli? Ma sì, per non tradire emozioni se una incontrava il figlio dell'altra, no? Ma scusa, siete nella stessa casa da 10 minuti. Avete fatto finta di non conoscervi. Ah, beh sì, dovevamo comunque darti una lezione. E a quell'altro pure. E così lo sapete tutte e due. Da 15 anni. Beh... io trovo che il vostro comportamento sia vergognoso! Un ignobile tradimento all'istituzione del matrimonio! Un insulto alla sacralità! Della... Ho appena incontrato Giacomo! Oh, salve, signora Rossi! Beh, senta, suo figlio è adorabile! È così educato! Anzi, no, 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 aspetti, è premuroso, perché mi ha preso per un braccio, mi ha scortata fino in strada e mi ha detto anche di fare attenzione mentre salivo sul marciapiede. È tanto simpatico. E poi, vabbè, questo già lo sapevo, anche molto, molto carino. Alice! E poi stasera andiamo anche in discoteca. Mi ha detto che non c'è un granché da vedere e che per me non ha molta importanza. Che poi chissà perché ha detto così. Vabbè, e che comunque la musica spacca. Alice, sì. Sono tuo padre. Ma certo, sì, vuole anche regalarmi un cane. Non vi dovete più vedere. Ah, certo che sì, papà. E ci telefoneremo, perché guarda che lui ha detto a suo padre che non ne può più di non avere un cellulare. Allora, papà, anch'io ne voglio uno. Alice, smettila, dovete smettere. Oddio, papà, non ricominciare. Ti prego, ascoltami. No, non ascolto più niente, perché tanto mi ho detto che ci voglio andare a letto o farci dei figli. Alice! E comunque, se vorremmo farlo, lo faremo. E adesso scusami, papà, ma... mi sta aspettando. Carla, dobbiamo dirglielo. Ma no, lascia. Ma come lascia? Scusa, lo deve sapere. Sapere che cosa? Sapere che cosa? Che non hanno nessun futuro insieme, no? Hanno lo stesso padre. No! Non sei... il padre di Alice. Mi dispiace, Mario. Una volta sola. Tu eri sempre fuori. Non mi toccavi da più di 2 mesi. Sì, certo, poi in seguito ho saputo. È stato nel periodo in cui è nato Giacomo. Ma all'epoca io non avevo ancora incontrato Barbara. Non sapevo che cosa stesse succedendo. Ma sentivo che c'era qualcosa. E così, una sera...
Ho cercato una spalla. È stata l'unica volta, Mario. Di chi era sta spalla? Dell'unica persona che avesse portata di mano? Una sola volta. Tu eri sempre in taxi. Ma non sapevo di essere il padre di Alice, te lo giuro. Anzi, non so come mi ci potrò abituare. È vero, Mario, non l'ho mai detto a nessuno. Sì, Morty Show, non lo sapevo nemmeno io. Dopo tutto quello che ho fatto per te, non puoi volermene se ho consolato Carla in un momento di sconforto. Ma sì, in fondo sei il mio migliore amico. E loro sono due donne straordinarie e ci hanno dato due figli fantastici. La vita è bella. E io t'ammazzo! Mi hanno detto che il mare è a 30 chilometri! Ma in che razza d'albergo mi hai portato? Sipario! Sono sempre io, soltanto con un bastone. Forza, andiamo tutti quanti al vegetariano. Giacomo, che bella sorpresa. Che ci fai qui? Mi dispiace, papà, ma... Mamma! Esava? Non ti avevo detto di andare a casa? Sì, ma ho deciso di spiegarmi con il signor Rossi. Ma il signor Rossi non ha la minima voglia di spiegarsi con te, è vero, signor Rossi? Non ti voglio. Ma deve comunque sapere che ho deciso di incontrare Alice. Giacomo! Lo so che non sa nemmeno che esisto. Ma sì che sa che esisti, è venuta a casa a sciacquarti. Barbara! Ma sì, Alice, Alice! Certo, Alice, Alice. Barbara, Giacomo, forza, andiamo! No! A questo punto l'aspetto qui. Signor Rossi? La prego, dica qualcosa. Cazzo! No! Non è ancora arrivata, è partita prima di me. Mamma, le ci vuole comunque tempo, anche col cane. Che cane? Non va da nessuna parte senza il suo cane, è vero, signor Rossi? Adora il suo cane. Non esce mai senza Banzai. Banzai? Sì, il suo cane si chiama Banzai ed è sempre con lei. Anche perché non può farne a meno. Purtroppo, bravo Banzai. Banzai è il suo tesoro. Un cocker. Un cocker.
Un boxer! Un bastardo! Un bastardo tedesco di taglia media. Hai presente Hitler? Giacomo. È giusto, no? Non lo so, non l'ho ancora mai visto. Neanch'io, quando è venuta da me non aveva il cane. Ma non è possibile, non può andare da Piazza Risorgimento a Piazza Ernerio da sola con il suo bastone bianco. Ho perso il mio bastone. Eccolo, ammiraglio, pronto. Un bastone bianco? È una non vedente. Ma come? E quando è venuta da me è arrivata in bicicletta? Era un'immagine di sintesi. Che figlia che ha, signor Rossi. Non avrà gli occhi, ma c'ha due palle. Ah, non sapevo che Alice... C'è un antico proverbio cinese che dice: un uomo cieco con un cane che vede avrà sempre una visione più chiara di un uomo che vede con un cane cieco. Mi è piaciuta. Un altro. E ce n'è un altro. Me la segno questa. Dalla bocca di un bambino esce la verità. E dal culo di un cane. Basta, signor Rossi, grazie. Può bastare così, forza. Barbara, Giacomo, andiamo. Oddio! È giunta la tua ora! È passita la portiera dell'albergo. Hai fatto testamento? Carla! E questo è sempre disoccupato. Lo so. Amore, non lo sarà ancora a lungo. E poi, scusami, ti paga l'affitto tutti i mesi. E certo, perché tu gli presti i soldi per farlo. E allora è tutto a posto, no? Ma che è tutto a posto? Per niente. Lui non te li restituisce mai i soldi. Lo so, amore, ma lo farà non appena avrà trovato un lavoro. Come no? Carla, tesoro, ho bisogno di un caffè. Hai il termos? No, amore, quello è per stanotte. Quello che mi serve adesso è un bel caffè speciale, di quelli come sai fare solo tu, con la tazzina di porcellana, la zolletta di zucchero a forma di cuore e il quadratino di cioccolato. Pensavo dovessi andare via subito. Sì, in effetti è così, ma Walter mi deve parlare, Walter? E allora? Da soli, Walter? Troppo! Dai, dillo! Amore, è un problema molto personale che richiede un consiglio molto personale, Walter? Glielo do io un consiglio molto personale. Trovati un lavoro, Walter. Amore, non appena Walter avrà risolto questo problema affettivo molto delicato e anche molto personale, forse, anzi sicuramente, troverà un lavoro, Walter? Sì, come cagnolino sul cruscotto. Non è una cattiva idea, lo sai? Amore, ti prego, il mio caffè. Devo concentrarmi per risolvere questo problema, perché veramente è un problema molto delicato e anche molto personale, Walter? Sì. Vedi, tesoro, sei straordinaria, grazie. Ascoltami, Walter. E un'altra cosa! Ma non dovevi partire per le vacanze tu oggi? Ah sì, sto andando. Parto, ho fatto la spesa apposta. Tutto quello che mi serve per Cesenatico. Cappello, crema solare, spray di zanzare. Scordati Cesenatico. Scordati Cesenatico. Termos, no, questo è tuo. Amuchina, occhiali da sole e siero antivipera. Vai in Africa. Pinne, due piedi, due pinne. Maschera, una, perché io un naso ho. Poi c'è anche il boccaglio. Non è mai troppo tardi per imparare. Spero che tu abbia lasciato pulito l'appartamento. Carla, mi conosci. Appunto. Ecco. Non puoi partire. Ma sì, io devo andare a prendere mio padre fra 15 minuti. No, devi prima risolvere il tuo problema affettivo personale. Ma io non ho nessun problema affettivo personale. Sì che ce l'hai. Anzi, Walter, diciamo la verità, eh. È un problema sessuale. Molto, ma molto intimo. Se si sposasse e se ne andasse lontano da qui, troverebbe in un colpo solo la soluzione a tutti i suoi problemi affettivi e sessuali. E anche ai miei, visto che ci siamo. Amore, non ti rendi conto, Walter, a questo problema sessuale veramente molto, ma molto delicato. E se riuscisse a risolverlo, insomma, come dire, sarebbe meglio che tu ci lasciassi. Va bene. Anche tu vuoi un caffè? Sì. No, non lo vuole. No, non lo vuole. Grazie, tesoro. Walter, ascoltami, sarò breve e conciso. Meglio, perché devo andare a prendere mio padre fra 12 minuti. Alice ha scoperto di Barbara e Giacomo. Chi sono Barbara e Giacomo? Irnerio. Non conosco nessun Barbara e Giacomo Irnerio. Piazza Irnerio. Barbara e Giacomo Rossi. Ah, Giacomo è tuo! Sì, solo che adesso è... Certo, e anche Alice non è più, ma piuttosto... Esatto. Una domanda. Allora? 60 minuti. Carla, io non voglio che tu veda il mio ospite né che il mio ospite veda te. Perché? Perché è una visita personale e privata. Ah, personale e privata come il problema di cui parlavi prima, Mario? Esatto. E Mario sapeva che sarebbe venuto qualcuno a risolverlo? Sì, certo. Ed era d'accordo? Sì, no, quasi. Vabbè, senti, fai salire questa signorina in camera tua, ma che sia l'ultima volta. Grazie, Carletta. Ci hai messo lo zenzero dentro. Carla, chiusa chiave. Alice, chiusa chiave.
Giacomo! E non posso credere che Alice non mi voglia vedere! Ma non è che non vuole vederti, è che preferisce non vederti, che vuole evitare di vederti. Me l'ha detto lei stessa, mi ha detto: papà, io non ho il coraggio. Devi dire a quel Giacomo Rossi e fargli capire una volta per tutte che non lo posso vedere! Hai capito? Ma vuol dire che ha un problema di vista? Dipende dai punti di vista. Cioè? I punti di vista gliene sono rimasti pochissimi. È cieca! Si dice non vedente. Troppo televisione, troppo internet. È cominciata piano piano. Poi, un bel mattino, dov'è la colazione? Papà, sul tavolo, tesoro. Quale tavolo, papà? Ecco fatto. Alice cieca. Non vedente. Certo, chiaro, non vedente. Adesso che hai capito, caro, addio per sempre. Ma deve essere una ragazza fantastica. Perché? Sei cieca. Non vedente. Come fa ad usare il computer? La tastiera. Non ha bisogno di guardarla. E per vedere lo schermo? Lo schermo. Un programma speciale che traduce in voce tutto quello che c'è scritto sullo schermo. Anche le immagini? Soprattutto le immagini. Caspita, un programma così sarà costato un occhio della testa. E infatti non ci vede. Stai già andando? Ma no, signor Rossi, io devo vederla. Giacomo, è finita! Al cuore mi sento la mia col cuore pesante, le lacrime agli occhi. Ecco, vedi, non sareste una bella coppia. Lei non vede, tu non senti, ma andate. Addio, Giacomo. Ehi, ma la porta di nuovo ti sentiamo. Arrivo, arrivo, tu fuori. Ma che succede? Arrivo. Sei tu, zio Walter? Io, papà, non ricominciare. Ti prego, ascoltami. No, non ascolto più niente. Perché tanto mi ho detto che ci voglio andare a letto o farci dei figli. Alice! E comunque, se vorremmo farlo, lo faremo. E adesso scusami, papà, ma... mi sta aspettando? Carla, dobbiamo dirglielo. Ma no, lascia! Ma come lascia? Scusa, lo deve sapere. Sapere che cosa? Ma sapere che cosa? Che non hanno nessun futuro insieme, no? Hanno lo stesso padre. No! Non sei... il padre di Alice. Mi dispiace, Mario. Una volta sola. Tu eri sempre fuori. Non mi toccavi da più di 2 mesi. Sì, certo, poi in seguito ho saputo. È stato nel periodo in cui è nato Giacomo. Ma all'epoca io non avevo ancora incontrato Barbara. Non sapevo che cosa stesse succedendo. Ma sentivo che c'era qualcosa. E così, una sera... ho cercato una spalla. È stata l'unica volta, Mario. Di chi era sta spalla? Dell'unica persona che avesse portata di mano? Una sola volta. Tu eri sempre in taxi. Ma non sapevo di essere il padre di Alice, te lo giuro. Anzi, non so come non ci potrò abituare. È vero, Mario, non l'ho mai detto a nessuno. Sì, Mofty Show, non lo sapevo nemmeno io. Dopo tutto quello che ho fatto per te, non puoi volermene se ho consolato Carla in un momento di sconforto. Ma sì, in fondo sei il mio migliore amico. E loro sono due donne straordinarie. E ci hanno dato 2 figli fantastici. La vita è bella. E io t'ammazzo! Mi hanno detto che il mare è a 30 chilometri. Ma il carasso d'albergo mai portato? Sipario!
È mio cognato, signor fattore. È venuto a fare il pisolino. Ha bisogno di riposo, poverino. Il matrimonio con Lilli lo distrugge. Capisco. Buongiorno, signor fattore. Giacomo, batti, aspetta. Allora vai, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ok? Vado, ma Alice riuscirà a venire da sola? Lo troverebbe a occhi chiusi. Beh, non mi sembra molto divertente. Effettivamente. Immagino avrà un cane. Perché? Oltre al bastone bianco. Ah, sì, certo, vai. Ah. Un cane e un bastone bianco. Senti, non immagino neanche l'inferno della passata! E com'è sta storia del cognato? Semplice, guarda. Io sono te, tu sei mio cognato. Alice è cieca, Carla è pazza. E Lilli, tua moglie, è la sorella di Carla. E fa l'happy hour in cantina! In cantina? Ah, dimenticavo. Carla pensa che io abbia una relazione sessuale con tuo figlio. Una relazione sessuale con mio figlio? Non ti preoccupare, a parte questo. Alice e Giacomo si cercano ma non si sono incontrati. Fantastico! Sì, perché Giacomo l'ho mandato al bar per incontrare Alice. Sei impazzito? E non c'è! Ah, fantastico. Siamo sicuri? Ma sì, perché Alice ha preso la bicicletta e sta andando a Piazza Irnerio. Che cosa? E non sono riuscito a evitarlo, Mario. Ma così incontrerà Barbara? Devo tornare subito lì. Mario! Aspetta, Walter. Ti prego, resisti. Senti, Walter. Io ho fermato i nemici sul lato est. Tu li affronti da ovest. Mario, non ce la faccio più. Ti prego, Walter. L'avvenire delle mie due famiglie dipende da te. Ma io ho un padre che mi aspetta a San Pietro. Walter! Ogni secondo è importante. Mamma, non rivolgo la macchina. Devo portare papà a Cesenatico. Ma prenditi un taxi. Non mi fido più dei taxi! Ridammi le chiavi. Io devo andare. Signor Rossi, signor Rossi, signor Rossi, mi devo essere sbagliato. Lo zio Walter è sonnambulo. Ma perché sei tornato, Giacomo? Perché ho fatto sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra e sono arrivato a Piazza Mazzini. Va bene, è una bella piazza con degli altri. Ma no, Alice si starà preoccupando. Ma non rischia di cadere? No, dorme sempre così. Scusi, che cosa vorreste fare? Panini! Ah sì? I panini sono per me, i panini. Ti senti bene, caro? Benissimo. Amore, non ti devi preoccupare, me ne occupo io. Di che cosa mi dovrei preoccupare? Ma proprio perché non c'è nulla di cui preoccuparsi, puoi tornartene tranquillamente in cucina. Ma io ho finito in cucina. Lo so, amore, ma come si dice, no? In cucina c'è sempre qualcosa da fare. Per esempio, potresti mettermi qua dentro un po' di quella pasta avanzata oggi. Mamma, glielo dici tu che posso vedere Giacomo? Ehi, tua madre non c'entra per niente. Ma gliel'ho detto io che doveva chiedere a te prima di farlo venire qui oggi. L'hai fatto molto bene. Dovevi chiedere a me prima di farlo. Chi è che viene qui oggi? Perché ti agiti così? Il giovane Rossi. Il giovane Rossi. Viene semplicemente per un caffè. E viene da Piazza Irnerio? Sì. Qui, a Piazza Risorgimento? Sì. Come fa a sapere il nostro indirizzo? Gliel'ho data io via mail. Gli hai dato il nostro indirizzo? Sì. Qui, a Piazza Risorgimento? E dove abitiamo, Mario? Lo so. Sarà qui verso le 4:30. Forza, chiamalo. Cosa? Chiamalo e digli che non può venire. Ma perché? Te lo dico io. Ma non è così grave, Mario. È gravissimo. A me invece sembra una cosa interessante. Ma un altro tassista che si chiama Mario Rossi. A me non mi fa ridere per niente, pensa. Anzi, mi sembra una cosa molto noiosa. E anche lui ha 43 anni. Noiosissima. Tu non lo vedrai ed è tutto. Dai, papà, volevamo solo prendere un caffè. Ah, prendere un caffè, vero? Certo. È così che cominciano i guai. Ne so qualcosa io. Forza, chiamalo. No. E allora lo chiamo io. Non sai il suo numero. È vero, non lo so. Mario, mi sembra che tu stia esagerando. Sì, esagerando, è fuori di testa. Signorina, abbassiamo i toni, per favore, eh. Io non voglio che quel ragazzo metta piede in casa mia. Mario, calmati, non devi nervosirti prima di guidare. Tu anzi adesso lo chiami e gli dici che se osa ancora molestarti tuo padre, cioè io, chiamerai immediatamente la polizia. Ma papà! Mario, vai a lavorare, ti prego. Amore, io non mi muovo da qua finché questa storia non è risolta. Guarda che questa storia è già risolta, perché lui adesso viene qui e ci prendiamo un caffè insieme, punto. Alice, fila in camera tua. Stai scherzando? Alice! Assara Vasara! Sei uno stronzo!
Alice, calmati tesoro. Ascolta, Mario, guarda che ti sei fatto un'idea sbagliata su questo ragazzo. Com'è che si chiama? Giacomo. Non mi sono fatto nessuna idea sbagliata. I ragazzi dell'età sua dovrebbero stare a casa a fare i compiti invece di rompere le palle alle migliaia di rossi che abitano a Roma. Mario! Mamma! Sono io che decido chi accogliamo sotto il nostro tetto e non sono pronto a ricevere quel giovane pervertito sessuale. Sei proprio stronzo! Mamma! Alice! Che c'è? È tornato papà? No, appunto, è in ritardo. Sto cominciando a preoccuparmi. Hai visto che hai fatto? Io vado da Alice, glielo dici tu a papà? Assolutamente no. Si sentono troppe brutte cose su internet. E poi si sentono troppe brutte storie su internet. Aspetta tuo padre. Sei sicuro che vuoi gli avanzi della pasta di oggi? Ah, sì, sì, amore, sì, sicurissimo. Devo rimettermi in forza. E adesso lasciami in pace, sto cercando di prepararmi. Che siamo clienti abituali qui. Sì. Caffè o tè? Un triplo whisky. Un triplo whisky? E subito! Signorina, in suo onore questa città dovrebbe chiamarsi Cesenatica. Zio Walter, ma sei qui! E non hai niente di rotto, ma papà mi ha detto che stavi per morire! Siamo sulla buona strada. E non vai a farti vedere da un medico? Preferisco aspettare domani, potrebbe peggiorare. No, no, se il tempo peggiora ce ne andiamo immediatamente, sai. Salve, signor fattore. No, non mi faccio toccare da un'infermiera se non indossa il camice bianco, sa? Ma io non sono un'infermiera. Ah, no, allora mi può toccare quando vuole. Papà! Che? Di sopra! Ancora? Sì, da solo e subito. Ma io ho bisogno della mia borsa. Ho dimenticato la borsa. Giusto, signorina, come mai non c'ha la borsa lei? L'ho lasciata da Giacomo. Giacomo è il portiere dell'albergo. Sì, sono andata via di corsa. Incasserò l'indirizzo domani mattina. Ecco la tua borsa, papà. Meno male, perché ho costume da bagno dentro, sì. Devo tornare là. Dove devi andare? Dall'agenda. Non a te. Tu dove vai? Da Giacomo. No, perché? Papà, non siamo a Cesenatico. E Giacomo non è a casa sua. E vabbè, zio sarà tornato. Io comunque devo riprendere la mia borsa. Che a proposito, speriamo che la mamma l'abbia trovata. Ma mamma, ma perché hai conosciuto sua madre? Oh, sì, zio, non sai, è simpaticissima, è deliziosa. E mi sa tanto che il papà di Giacomo è un po' meno rincoglionito del mio. Non credo proprio. Non devi andare a casa di Giacomo. E dai, zio, non ti ci vorrei mettere pure tu adesso. Non devi andare a casa di Giacomo perché Giacomo ti aspetta da un'altra parte. Al bar! Mi ha incaricato di dirtelo. E perché non me l'hai detto prima? Sono caduto, ho preso una bella botta. Quindi immagino che ti sarei anche dimenticato il nome del padre. Cesare, colla di Rienzo. Perfetto, grazie. Zio, vai comunque a farti vedere da un medico, eh? Papà! Ilo! È venuto nessuno? No, tutto tranquillo. In che senso? Tutto risolto. Oh, bravo Walter. Vuoi dirlo forte allora, Alice? Vai. Sì, certo. Dove? A incontrare Giacomo. Che cosa? Tutto a posto, Mario. Ma non mi sembra. Ma ti prego. Ma non ce lo sto andando a Piazza del Neri. No? No, devo incontrare Giacomo qui vicino, da Cesare. Sei impazzito? Ancora no. Nonostante sia caduto dal tetto. Chi? Beh, io. Sei caduto dal tetto. Mamma, se me l'hai detto tu prima. Mi avevi detto che era caduto dal tetto e che era morto. Ho detto quasi. Vabbè. Sì, Mario, ascolta, io non so fare queste cose. Non so fare James Bond. Ma Walter, ma tu sei molto più di James Bond. Sei il mio inquilino. Ma come, da 20 anni, sei il mio migliore amico. Amico mio, amico di Carla. Insomma. E amico di Alice. 20 anni fa non era ancora nata. Ma già era nell'aria. E tu sei il suo zietto, Walter. Fai parte della famiglia. E oggi la famiglia ha bisogno di te, cazzo! Senti, Walter! Ho bisogno di te per salvarmi la vita. L'hai già fatto una volta. Sì, ma... E allora sarai abituata. Grazie, Walter. No, aspetta, Mario! Mario! Guarda che disastro. Che disastro. Pronto? Pronto. Scusi, pensavo di aver fatto il numero del telefonino di mio marito, il signor Rossi. Sì. Ma lei non è mio marito? No. Ma questo
questo è il numero del telefonino di mio marito? Sì. Allora posso parlare con mio marito, per favore? No. Ma con chi parlo? Con me. E lei chi è? Signor... Nokia. Ma come Nokia? Ma che sta dicendo? Qui Nokia. E questo è il nuovo servizio che offriamo ai clienti. Un sistema di segreteria estremamente profilato e molto personalizzato. Ma lei chi è? Glielo ho appena detto, sono il signor Nokia. Il segretario della segreteria estremamente profilata del signor Rossi. Come posso aiutarmi? Aiutarla? Stavo parlando con mio marito 2 minuti fa. Lo so. Vorrei parlare ancora con lui. E non può più ricevere telefonate, ma se desidera lasciargli un messaggio sarà mia cura riferirglielo personalmente. Allora gli dica che ha chiamato sua moglie. Sua moglie? Ti piace Irneria? Sì, certo, quante mogli vuole che abbia? Scusi, ma lei come sa dove abito? Già. Come lo so? Lei è registrata nel nostro database. Vai, Walter, sì. Sì, proprio così, è scritto qui. Moglie Irnerio, signora Rossi. E il resto del messaggio, prego. Gli dica che non sono riuscita a bloccare mio figlio e sta andando a Piazza Risorgimento. Bloccare figlio a Piazza... Qui! Come qui? Qui, 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 qui no! Cinzia! Mi scusi, è un piccolo problema organizzativo. Cinzia! Le ho detto 1000 volte di non poggiare il caffè qui! Adesso ho il mouse tutto bagnato! Mi dispiace, signor Bianchi! Vuole che ne porti un altro caffè? Non altro vuole fare, Cinzia! Sì, signor Bianchi! Che cazzo aspetta, torni al lavoro! Subito, signor Bianchi, mi scusi, signor Bianchi! Mi scusi, signora. Fantastico! Sì, perché Giacomo l'ho mandato al bar per incontrare Alice! Sei impazzito! E non c'è! Ah, fantastico! Siamo sicuri? Ma sì, perché Alice ha preso la bicicletta e sta andando a Piazza Irnerio. Che cosa? E non sono riuscito a evitarlo, Mario. Ma così incontrerà Barbara! Devo tornare subito lì! Mario! Aspetta, Walter! Ti prego, resisti! Senti, Walter, io ho fermato i nemici sul lato est. Tu li affronti da ovest. Mario, non ce la faccio più. L'avvenire delle mie 2 famiglie dipende da te. Ma io ho un padre che mi aspetta a San Pietro. Walter, ogni secondo è importante. Mamma, non rivolgo la macchina, devo portare papà a Cesenatico. Ma prenditi un taxi. Non mi fido più dei taxi. Ridammi le chiavi. Io devo andare. Signor Rossi, mi devo essere sbagliato. Lo zio Walter è sonnambulo. Ma perché sei tornato, Giacomo? Perché ho fatto sinistra-destra, sinistra-destra, sinistra e sono arrivato a Piazza Mazzini. Va bene, è una bella piazza con degli alberi. Ma no, Alice si starà preoccupando. Ma non rischia di cadere? No, dorme sempre così. Scusa, hai detto sinistra-destra, sinistra-destra, sinistra? Sì. È chiaro. Devi fare destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra. Ma non starebbe più comodo sul divano? No. Ma le assicuro, perché quando metto sul divano, metto su un articolo che la spina dorsale riposa di Devo esercitarmi per Cesenatico. Allora ha detto rana Ho detto di chiudere il becco. E perché è ancora qui lui? Boh, una fortuna. E Casarossi? Perché eri attaccato?
la sa. Era un maniaco sessuale. Un maniaco sessuale? Sì, amore, è uno di quegli schifosi, sai, che fanno... Ah, guarda, una cosa veramente disgustosa. Poi telefonano sempre più spesso. Pensa che è successo anche a Walter. Walter? Sì, ma di solito sono io che chiamo. L'avrò lasciato in camera mia. Se non sa casco non esci. Papà, che senti di farmi uscire di qui? Rispondo io. E lo 06 47 36. Pronto? Incredibile cosa riescono proprio a vomitare di disgustoso questi maniaci. Amore, perché non vai in camera di Alice a consolare quella povera cuccioletta? Io adesso devo veramente scappare, Walter. Se dovesse richiamare il maniaco, tu sai come comportarti. E se arriva qui Giacomo Rossi, lo trascini dai carabinieri. E quel poveraccio di mio padre che mi aspetta. Resisterà. Ci vanno ripagati con la stessa moneta. Mario! Mario! Oh, no! Arrivo, amore! E tu perché non sloggi, non te ne vai con tuo padre a Cesenatico? Perché non sono sicuro se... o se... Ma io invece sono più che sicura! Dov'è quel cretino di mio padre? È andato a lavorare. E basta parlare così di tuo padre! Ho capito, mamma, però... Zio Walter, ma che ci fai tu qui? Io pensavo che dovessi partire con tuo padre per Cesenatico. Anch'io lo pensavo. Stavo appunto per andarsene. Immediatamente! Yes! Ma non è possibile! Mamma, ma perché ho fatto così? Lascia stare, tesoro. Vai a sciacquarti il viso, mamma, ti prende un moment. Okay. Mamma, posso vedere Giacomo quando arriva, vero? Ma certo, amore, certo. Sì. Addio, Walter. Carla, io stavo pensando... Buon viaggio, Walter. Riguardo Giacomo e Alice... Buone vacanze, Walter. Se Giacomo è veramente un depravato... Walter, fattore! Al posto tuo lascerai da parte i problemi sessuali degli altri per concentrarti sui tuoi! Bel modo di cominciare le vacanze. Ho bucato. Dai, dammi le chiavi della tua macchina. Che cosa? Dai, devo andare subito a Piazza Ilerio. Ma no, sono già in ritardo, devo portare papaccio Senatico. Walter, ci metto 20 minuti, vado e torno. Va bene, 20 minuti, non uno di più, eh. Trovato. Chi chiami? Tuo padre, non fa mai così tardi. Allora, steghiamo. Ecco, ecco. Dai. Oddio, il mio telefonino. Cazzo, è Barbara. Gente, aspetta, mi raccomando. Sì. Te la trovi? È mio cognato, signor fattore. È venuto a fare il pisolino. Ha bisogno di riposo, poverino. Il matrimonio con Lilli lo distrugge. Capisco. Buongiorno, signor fattore. Giacomo, batti, aspetta. Allora vai, sinistra e destra, sinistra e destra, sinistra, ok? Vado, ma Alice riuscirà a venire da sola? Lo troverebbe a occhi chiusi. Beh, non mi sembra molto divertente. Effettivamente. Immagino avrà un cane. Perché? Oltre al bastone bianco. Ah, sì, certo. Vai. Ah. Un cane e un bastone bianco. Senti, non immagino neanche l'inferno che ho passato. E com'è sta storia del cognato? Semplice, guarda. Io sono te, tu sei mio cognato, Alice è cieca, Carla è pazza, e Lilli, tua moglie, è la sorella di Carla, e fa l'happy hour in cantina! In cantina? Ah, dimenticavo, Carla pensa che io abbia una relazione sessuale con tuo figlio. Una relazione sessuale con mio figlio? Non ti preoccupare, a parte questo. Alice e Giacomo si cercano ma non si sono incontrati. Fantastico! Sì, perché Giacomo l'ho mandato al bar per incontrare Alice. Sei impazzito? E non c'è! Ah, fantastico. E
Siamo sicuri? Ma sì, perché Alice ha preso la bicicletta e sta andando a Piazza Irnerio. Che cosa? E non sono riuscito a evitarlo, Mario. Ma così incontrerà Barbara. Devo tornare subito lì. Mario! Aspetta, Walter. Ti prego, resisti. Senti, Walter. Io ho fermato i nemici sul lato est. Tu li affronti da ovest. Mario, ce la faccio più. L'avvenire delle mie due famiglie dipende da te. Ma io ho un padre che mi aspetta a San Pietro. Walter, ogni secondo è importante. Mamma, non arrivo la macchina, devo portare papà a Cesenatico. Ma prenditi un taxi. Non mi fido più dei taxi. Ridammi le chiavi. Io devo andare. Signor Rossi, mi devo essere sbagliato. Lo zio Walter è sonnambulo. Ma perché sei tornato, Giacomo? Perché ho fatto sinistra-destra e sono arrivato a Piazza Mazzini. Va bene, è una bella piazza con degli... Perdio cinese che dice. Un uomo cieco con un cane che vede avrà sempre una visione più chiara di un uomo che vede con un cane cieco. Un altro. E ce n'è un altro. Me la segno questa. Dalla bocca di un bambino esce la verità. Sì. E dal culo di un cane. Basta, signor Rossi, grazie. Può bastare così, forza. Barbara, Giacomo, andiamo. Oddio! È giunta la tua ora. È impazzita la portiera dell'albergo. Hai fatto testamento? Carla! È la seconda volta che mi costringe a uscire dalla finestra. E questa volta sarà l'ultima. Ma l'ascolta! E tra 5 secondi non sei fuori di qui? Ti taglio le palle. Carletta, credo che le cose si mettano male. Una Carluccia. Sono molto felice di conoscere la signora Rossi. Sono la signora Rossi? Sì, anch'io, signora Rossi. Mi scusi se non le stringo la mano, ma sono un tantino occupata. Ho qualche ramo secco da sfrondare. Si va. Mancato. Sei ancora qui tu? Non te bastava? Non lo so se hai abbastanza soldi per pagarsi un'altra bottarella. Bottarella? E quando avrò finito, gli mancheranno pure i mezzi per farsi andare. Chiamatela a euro. A proposito, quanti anni hai? 16. 16 anni? Ne ero sicura. Carla! Sei giovane! Non ti piacciono le persone della tua età! Magari delle ragazze, no? Veramente sì! E non è qui che le troverai, hai capito adesso? Forse è il caso che vada. Ottima idea. Lei non è al corrente di quel ragazzo, di questo signore qua? Non le interessa. Per niente! Mi interessa molto. Signora Rossi, io faccio parte di un gruppo di donne e ci incontriamo una volta al mese per aiutarci a vicenda. Potrebbe venire anche lei portando sua figlia, anche se è cieca. Ma chi le ha detto che è cieca? Lui! Cieco! No, Barbara, aspetta, non te ne andare. Non voglio davvero tagliargli le palle, signora Rossi. Sì, signora Rossi, una moglie irresistibile. Aiuto! Walter, ho bisogno di te. Io ho bisogno delle mie palle. Se la polizia cerca le palle di mio figlio, io non ho visto niente. Siamo in spiaggia. Ma dove è andato? Basta! Basta! Non ce la faccio più. C'è qualcosa che avrei dovuto dirvi molto tempo fa. Ma prima di confessare, vi prego, sedetevi. Ti amo. E sono un marito felice. Sei una donna straordinaria, mi hai dato un figlio che adoro. E ti giuro, non saprei vivere senza di te. Né senza di te. Ma le ci vuole comunque tempo, anche col cane. Che cane? Non va da nessuna parte senza il suo cane, è vero, signor Rossi? Adora il suo cane. Non esce mai senza Banzai. Banzai? Sì, il suo cane si chiama Banzai ed è sempre con lei. Anche perché non può farne a meno. Purtroppo, bravo Banzai. Banzai è il suo tesoro. Un cocker. Un cocker. Un boxer. Un bastardo. Un bastardo tedesco di taglia media. Hai presente Hitler? Giacomo. È giusto, no? Non lo so, non l'ho ancora mai visto. Neanch'io, quando è venuta da me non aveva il cane. Ma non è possibile, non può andare da Piazza Risorgimento a Piazza Irnerio da sola con il suo bastone bianco. Ho perso il mio bastone. Eccolo, ammiraglio, pronto. Bastone bianco?
È una non vedente. Ma come? E quando è venuta da me è arrivata in bicicletta? Era un'immagine di sintesi. Che figlia che ha, signor Rossi? Non avrà gli occhi, ma c'ha due palle. Ah, non sapevo che Alice... C'è un antico proverbio cinese che dice: un uomo cieco con un cane che vede avrà sempre una visione più chiara di un uomo che vede con un cane cieco. Mi è piaciuta. Un altro. E ce n'è un altro. Me la segno questa. Dalla bocca di un bambino esce la verità. Sì. E dal culo di un cane. Basta, signor Rossi, grazie. Può bastare così, forza. Barbara, Giacomo, andiamo. Oddio! È giunta la tua ora! È impazzita la portiera dell'albergo. Hai fatto testamento? Carla! È la seconda volta che mi costringe a uscire dalla finestra e questa volta sarà l'ultima! Oh, ma ascolta! Se tra 5 secondi non sei fuori di qui, ti taglio le palle. Carletta, credo che le cose si mettano male. Una, Carluccia. Sono molto felice di conoscere la signora Rossi. Sono la signora Rossi? Sì, anch'io, signora Rossi. Mi scusi se non le stringo la mano, ma sono un tantino occupata. Ho qualche ramo secco da sfrondare. Si va. Oh, mancato. Sei ancora qui tu? Non te bastata? Non lo so se hai abbastanza soldi per pagarsi un'altra bottarella. Bottarella? E oh, quando avrò finito, gli mancheranno pure i mezzi per farsi andare. Chiamatela a euro. A proposito, quanti anni hai? 16. 16 anni? Ne ero sicura. Carla! Sei giovane! Non ti piacciono le persone della tua età? Magari delle ragazze, no? Veramente sì. E non è qui che le troverai, hai capito adesso? Forse è il caso che vada. Ottima idea. Lei non è al corrente di quel ragazzo, di questo signore qua? Non le interessa. Se arrivare qui, sbarazzatene. Dai, Barbara, rispondi. Ma che vuoi dire con sbarazzatene? Quello che ti pare, basta che non me lo fai entrare in casa. Ma io devo portare papaccio senatico. Ehi! Ignorala. Ma non è Alice? Sì, l'ho chiusa in camera. Wow! Sentita parlare così. Ma cos'è che la irrita? Solo un attimo, cuccioletta, sto cercando le chiavi. Walter, ti ringrazio, sei veramente un amico. No, aspetta un attimo. Mamma, telefono. Perché Barbara non risponde? Ho bisogno di istruzioni più dettagliate. Telefono. Non ci sono istruzioni dettagliate, non me lo fai entrare in casa, basta. Ero sotto la doccia, non potevi rispondere tu. Se vuole entrare con la forza. Tanto sempre per te. Pronto? Il caffè. Sei ancora qui tu? Ah, sì. Il problema sessuale di Walter era più piccolo del previsto. Otto? Il tuo caffè. E Walter? Ma si è detto che non lo voleva! Ma no, amore, adesso ha cambiato idea e gli è venuta voglia proprio di un bel caffè. Lungo, almeno il caffè. E papà? Otto? Svelto il telefono. L'ho lanciato. Ma perché? Ho fatto come te. Ma sei scemo, dove sta? Otto! Buffa! Chi era? E che ne so? Mamma, io non posso più aspettare. Dì a papà che sono andato da Alice. No, senti, chiamiamo almeno la madre per dire che stai arrivando. Hai il numero? Sì, aspetta. È scritto qua sopra. E c'è anche il suo indirizzo. Grazie. Ciao! Mettiti il casco! Sì, è nella moto! Trovato! E andiamo, yes! Walter, mi raccomando, sii irremovibile. Ma mio padre che mi aspetta a San Pietro. Tu non ti muovi di qui nel caso che arrivi Giacomo. Redial. Oh? Ridaglie, spingi il bottone. È quasi! Cacchio, è occupato! Io devo andare subito. Sì, pronto. Salve, sono Barbara Rossi. Che succede? Posso parlare con la madre di Alice, per favore? Pronto? Non è casa Rossi? No, casa Lossi, dragone Losso, ristorante cinese, signore e signora Mahjong, no casa. Barbara! Cacchio! Esatto! Si non vuole prenotare, non deve li chiamare mai più. Come? Dragone Losso, no take away, grande qualità, nostro cibo molto speciale, hanno tra la carta squisita. Come dirmi il suo numero di telefono? No, grande qualità, poco salsa agrodolce, calamari salsa agrodolce, peperonata salsa agrodolce, polenta salsa agrodolce. E tu
ma io ho fatto il numero 0646. Liso fritto, liso con gambaletti, liso folle. Sono solo due, vero, ma... Perché? Perché non le hai detto che Carla era in Australia per i funerali di una lontana cugina e non sarebbe tornata prima di un anno? Non ci ho pensato. È stato Walter, è uscito e si è portato via la chiave. Sono uscito, dove sono andato? Oh, se mi dispiace, vengo io con te. Sì, sì, suono, no? Walter, Walter, vai di sopra, parla di nuovo con Barbara e dile che Carla, Carla è... malata. Bravo, molto malata, grazie, ammirato. Basta, Mario! Sì, suono, no, sapete, è malata. Basta! Insomma, giovinotti, alla fin fine io non riesco a capire se queste vacanze a Cesenatico facciano bene la salute. No. Prima c'è stata una malata, poi un moribondo, poi sono robusti, non capisco niente. Walter, vai, parla con Barbara. Ma che cosa? Qualsiasi cosa, dille quello che vuoi. E se dicessi che sono andati tutti ai funerali di Walter, fattore? È permesso? Oddio! Di averla fatta uscire dalla doccia. No, sì, bravo. E ho pensato che forse valeva la pena. Certo, capisco. No, dicevo forse valeva la pena provare dalla porta di servizio. Ah, ecco, sembrava strano. Sua moglie poteva essere in cucina? No, non è in cucina mia moglie. Facevo il ballerino una volta. Ah. Sì. Lei ha già conosciuto mio padre prima alla finestra? Enchanté. Anche a me. Non vi ho ancora presentato. No. No. Adesso rimediamo subito. Venga, caro, venga. Venga con me. Lui è il nostro inquilino. È quello che è caduto dal tetto? Sì. Come sta? Non tanto bene. Ci hanno consigliato di avvolgere in un lenzuolo per tenerlo caldo. Come sta, signor fattore? Beato lei. Ma perché continui a chiamare fattore? Grazie, signor Rossi, di essere venuta. Ma se lei vuole, il mio pastore. Papà! Beh, la riaccompagno alla porta, signora. Già che sono qui, mi piacerebbe incontrare la mia omonima. Omonima? L'altra signora Rossi. Carla? Sì, Carla. Sì! Malata! È malata! Molto malata! Non riesce più ad aprire la bocca. Dobbiamo nutrirla con una cannuccia, così. Pam! Ma è terribile! Terribile, sì, grazie, signora Rossi, a riprendere l'ambiente. È la signora Rossi? No! È la signora... Lo zio Walter è sonnambulo. Ma perché sei tornato, Giacomo? Perché ho fatto... sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. E sono arrivato a Piazza Mazzini. Va bene, è una bella piazza con degli altri. Ma no, Alice si starà preoccupando. Ma non rischia di cadere? No, dorme sempre così. Scusa, hai detto sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra? Sì. È chiaro. Devi fare destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra. Ma non starebbe più comodo sul divano? No! Ma le assicuro, perché quando vedo sul divano, metto su un articolo che la spina dorsale riposa di quando... Ma che stai facendo? Stavo dando delle lezioni di nuoto.
Devo tornare al lavoro. Che hai detto? Deve tornare al lavoro. Passerà dalla porta di servizio. Ma tu che passa dalla porta? Guarda, di... chiudi il becco. Allora, mica italiano. Rona, stile lieve, dorso. Sorsolo. Grazie. Devo esercitarmi per Cesenatico. Allora ha detto rana dorso. Ho detto di chiudere il becco. E perché è ancora qui lui? Boh, una fortuita coincidenza, credo. Eccone un'altra. Non apri. Non sappiamo chi è. Potrebbe essere Alice. No. Ah, Alice no, anche in bicicletta. Non avrebbe avuto il tempo, dico, di... Fa riparare il computer. Esatto. Ma che c'entri tu con Alice? Sì, tu che c'entri. E a te? Avevo vietato di far avvicinare questo ragazzo ad Alice. Che non si ripeta mai più. Chi è? Forse sarà meglio aprire. Sono ore che aspetto Piazza San Pietro. Bussano. Bussano. Insomma, basta, non posso fare. Ma non le chiavi della cassaforte, sono solo un cliente. Mario, ma sei stato tu a chiudere mia chiave? No, è stato Walter. Ma io adesso lo ammazzo. No, amore, ti prego, tesoro, ti prego. Lascia stare Walter e invece fammi a prendere un moment che mi scoppia la testa. Ma vattene a prendere da solo. Ma non posso, amore mio, non posso. Devo stare qui a occuparmi del mio cliente. E vuole un telo da spiaggia. Ma che spiaggia? Quale cliente? Poppy. Poppy. Amore, il padre di Walter lo sai che è un po'... E non è l'unico! Scusi, lei è la cameriera. Dai, un momento, è camera nostra. Perché volevo dirle che in questo albergo gli asciugamani sono piccolini. Questo è il padre di Walter, vado a prenderti il moment in camera di Alice! No! Sì! No, amore, no, intendo dire che non ho più bisogno del moment, perché adesso ho un fortissimo mal di pancia e le pastiglie per l'acidità sono in camera nostra. No. C'è qualcuno alla porta? È il postino per la mancia di Natale. A giugno! Vengono sempre prima. Aprite questa porta! Bussano! Che giornata di merda! Ma il ragazzetto di Walter! Ma sì! Che cosa ci fai in camera di Alice? Credo che volesse andare via, ma Walter non può più farne a meno. E ha chiuso quel ragazzo in camera di un'altra figlia! Beh, visto che lei non c'era! Tutto a posto, Maria! Tutto a posto, Carla. Walter, fattore! Mi occuperò di te tra poco. Non è un tesoro? Che cosa le hai raccontato? Lascia perdere, chi era alla porta, Alice? No, è una signora. Una signora come? Bobby! Com'è sta signora? È una signora, molto... con un bel... i capelli biondi, sì. E una piccola macchina rossa. Rossa? È Barbara. Barbara? Sì, è Barbara, ma che ci fa qui? Ma Barbara, il bagnino, non lo lasciamo fuori dalla porta, facciamo entrare. Oh, ma vai sopra! Ma non ci penso nemmeno! Vai sopra, detto! No. Sbarazzati di tuo padre e occupati di Barbara. Ma tu non puoi aprire questa porta! Perché non ti occupi tu di Barbara? Perché io devo già occuparmi di Carla e Giacomo in stereo. Papà, vai di sopra, devi aprire la porta la signora! No! Tu che no! Non devi aprire la porta. No. Vai di sopra con tuo padre e ti spogli. Sì! Che cosa? Ti spogli! Poi ti affacci ancora alla finestra, parli di nuovo con Barbara, le dici che sei il signor Rossi, che stai facendo la doccia e che l'aspetta di rompere con il campanello. Aspetta, Walter, ci siamo quasi. Sì, ci siamo quasi. Salgo di sopra, mi metto sotto la doccia col bagnino e... Papà! Ma mi avete preso per la zia Lilli! E voilà. Papà. Coraggio, figliolo. A casa. Ma che ci fai qui? No, niente, ti porto via di qui. Ma il signor fattore? È di sopra. Vamo solo a prendere un caffè. Ah, prendere un caffè, vero? Certo. È così che cominciano i guai. Ne so qualcosa io. Forza, chiamalo. No. E allora lo chiamo io. Non sai il suo numero. È vero, non lo so. Mario, mi sembra che tu stia esagerando. Sì, esagerando, è fuori di testa. Signorina, abbassiamo i toni, per favore, eh. Io non voglio che quel ragazzo metta piede in casa mia. Mario, calmati, non devi nervosirti prima di guidare. Tu anzi adesso lo chiami e gli dici che se osa ancora molestarti tuo padre, cioè io, chiamerai immediatamente la polizia. Ma papà! Mario, vai a lavorare, ti prego. Amore, io non mi muovo da qua finché questa storia non è risolta. Guarda che questa storia è già risolta, perché lui adesso viene qui e ci prendiamo un caffè insieme, punto. Alice?
fila in camera tua. Stai scherzando? Alice! Assara Vasara! Sei uno stronzo! Alice, calmati, tesoro. Ascolta, Mario. Guarda che ti sei fatto un'idea sbagliata su questo ragazzo. Com'è che si chiama? Giacomo. Non mi sono fatto nessuna idea sbagliata. I ragazzi dell'età sua dovrebbero stare a casa a fare i compiti invece di rompere le palle alle migliaia di rossi che abitano a Roma. Mario! Mamma! Sono io che decido chi accogliamo sotto il nostro tetto e non sono pronto a ricevere quel giovane pervertito sessuale. Sei proprio stronzo! Mamma! Alice! Che c'è? È tornato, papà? No, appunto, è in ritardo. Sto cominciando a preoccuparmi. Hai visto che hai fatto? Io vado da Alice, glielo dici tu a papà? Assolutamente no. Si sentono troppe brutte cose su internet. E poi si sentono troppe brutte storie su internet. Aspetta tuo padre. Sei sicuro che vuoi gli avanzi della pasta di oggi? Ah, sì, sì, amore, sì, sicurissimo. Devo rimettermi in forza. E adesso lasciami in pace, sto cercando di prepararmi. Che palle! Mamma mia! Giacomo, sei un rompipalle. E dai, Barbara, rispondi. Giacomo! Pronto? Vado io! Pronto? Papà! Ah! Alice! Papà, senti, sei Giacomo? Pronto? Ci penso io al tuo Giacomo. Ah. Fila in camera tua! Assara Vasara! Ah. Dove vai adesso? Dove vai? Oddio, Giacomo, figlio mio! Sarai pure un bravo ragazzo, ma sei anche un grandissimo rompipalle! Ma io dico, ma con tutte le ragazze che ci stanno a Roma, ma proprio tua sorella te dovevi rimorchiare? Mario! Sì? Ma che stai facendo? Niente. Niente, amore, stavo provando la vestaglia che mi hai regalato. Vedi, è stupenda perché è ampia. La puoi mettere anche sopra la giacca, ci puoi anche uscire. Vieni, eccoti la cena. Sì, grazie, è da bere. C'è una lattina di Coca-Cola? Va bene, allora il caffè. Ma se non lo prendi mai? Lo so, amore, però adesso, provando la vestaglia, mi è venuta meglio. Carla, dobbiamo dirglielo. Ma no, lascia! Ma come lascia? Scusa, lo deve sapere. Sapere che cosa? Sapere che cosa? Che non hanno nessun futuro insieme, no? Hanno lo stesso padre. No! Non sei il padre di Alice. Mi dispiace, Mario. Una volta sola. Tu eri sempre fuori. Non mi toccavi da più di 2 mesi. Sì, certo, poi in seguito ho saputo. È stato nel periodo in cui è nato Giacomo. Ma all'epoca io non avevo ancora incontrato Barbara. Non sapevo che cosa stesse succedendo. Ma sentivo che c'era qualcosa. E così, una sera, ho cercato una spalla. È stata l'unica volta, Mario. Di chi era sta spalla? Dell'unica persona che avesse portata di mano? Una sola volta. Tu eri sempre in taxi. Ma non sapevo di essere il padre di Alice, te lo giuro. Anzi, non so come lui ci potrò abituare. È vero, Mario, non l'ho mai detto a nessuno. Sì, Morty Show, non lo sapevo nemmeno io. Dopo tutto quello che ho fatto per te, non puoi volermene se ho consolato Carla in un momento di sconforto. Ma sì, in fondo sei il mio migliore amico. E loro sono due donne straordinarie. E ci hanno dato 2 figli fantastici. La vita è bella. E io t'ammazzo! Mi hanno detto che il mare è a 30 chilometri. Ma in che razza d'albergo mi hai portato? Sipario!
1991. Buono, no? Svelto, sali! Certo, è sempre colpa mia! Ehi, non riesco ad aprire la porta! Suonano! Sali, mi raccomando, sei Alice... Ho capito! Sei a termini a partorire! Bussano! Bussano! Insomma, basta! Non me lo ferma! Non ho le chiavi della cassaforte, sono solo un cliente. Mario, ma sei stato tu a chiudermi a chiave? No, è stato Walter. Ma io adesso lo ammazzo! No, amore, ti prego, tesoro, ti prego, lascia stare Walter e invece fammi a prendere un momento che mi scoppia la testa. Ma vattene a prendere da solo! Ma non posso, amore mio, non posso. Devo stare qui a occuparmi del mio cliente e vuole un telo da spiaggia. Ma che spiaggia? Quale cliente? Popi Popi! Popi Popi! Amore, il padre di Walter lo sai che è un po'... E non è l'unico! Scusi, lei è la cameriera? Dai, dai, un momento, è camera nostra! Perché volevo dirle che in questo albergo gli asciugamani sono piccolini, vero? Questo è il padre di Walter! Vado a prenderti il momento in camera di Alice! No! Sì! No, amore, no! Intendo dire che non ho più bisogno del momento, perché adesso ho un fortissimo mal di pancia e le pastiglie per l'acidità sono in camera nostra! No, no, no! Ma c'è qualcuno alla porta! È un postino per la mancia di Natale! A giugno! Vengono sempre prima. Aprite questa porta! Bussano! Che giornata di merda! Ma il ragazzetto di Walter! Ma sì! Che cosa ci fai in camera di Alice? Credo che volesse andare via, ma Walter non può più farne a meno. E ha chiuso quel ragazzo in camera di nostra figlia! Beh, visto che lei non c'era! Tutto a posto, Maria! Tutto a posto, Carla. Walter Fattore! Mi occuperò di te tra poco. Non è un tesoro? Che cosa le hai raccontato? Lascia perdere, chi era alla porta, Alice? No, è una signora. Una signora come? Popi Popi. Popi Popi! Com'è sta signora? È una signora, molto... con un bel... i capelli biondi, sì. E una piccola macchina rossa. Rossa? È Barbara. Barbara? Sì, è Barbara, ma che ci fa qui? Ma Barbara, il bagnino, non la lasciamo fuori dalla porta, facciamo entrare. Oh, vai sopra! Ma non ci penso nemmeno! Vai sopra, detto! No! Sbarazzati di tuo padre e occupati di Barbara! Qualcuno può aprire questa porta! Perché non ti occupi tu di Barbara? Perché io devo già occuparmi di Carla e Giacomo in stereo. Papà, vai di sopra, devi aprire la porta alla signora! No! Dove no? Non devi aprire la porta. No. Vai di sopra con tuo padre e ti spogli. Sì, sì. Che cosa? Ti spogli! Poi ti affacci ancora alla finestra, parli di nuovo con Barbara, le dici che sei il signor Rossi, che stai facendo la doccia e che l'aspetta di rompere con il campanello. Comunque la vita continua e io devo andare subito a Fiumicino a riprendere il mio cliente. Un altro? No, è lo stesso, mi sono appena reso conto che l'ho mollato lì. Mario, non ti dimenticare che stasera andiamo a scena fuori a quel nuovo vegetariano che hanno aperto sul Tevere. E come potrei dimenticarmene? Una bella buffata di alghe. Sì. Mario, allora chiamo la signora Rossi per dire che sua figlia sta tornando a casa. Signor Rossi? Signor Rossi? Signor Rossi! Ma che diavolo ci fai? È ancora qui tu? Alice al bar non c'è. Starà per arrivare. È il suo bar preferito. Strano, perché ho chiesto a tutti se conoscevano una ragazza con un cane, un bastone bianco, e mi hanno risposto di no. Devi essere un gran rompicoglioni, scusa. Sbagliato numero. Non ci posso credere. Come faceva a sapere che avevano sbagliato numero? Dal trillo. Te l'ho mai detto che ero accordatore di pianoforti? No. Adesso lo sai. Animo, senza indugi, al bar. Ma gliel'ho già detto, Alice non c'è. Non c'era, ma adesso ci sarà. Ma se mi ha detto che è uscita da mezz'ora. Giacomo. E il bar è a 5 minuti da qui. Non ci vuole. Le ci vuole più tempo. Ma è possibile che tu non capisca? Vai da Alice, no. Io non voglio rivederti mai più. Ascoltami, ti prego, guarda, mi sono messo anche in ginocchio, ti supplico. Fai quello che ti chiedo, faresti di me l'uomo più felice del mondo. Carla! È il trillo giusto? Fatti i cazzi tuoi! Yeah.
Pronto? Pronto? Sì, pronto. Signor Rossi? Oh, sì. Ha fatto presto a tornare a casa? Sì. Mi spiace che non ci siamo incontrati quando è passato di qui poco fa. Sì. È la mia banca, sì. Come vanno le cose a casa? Non molto bene. E come sta, signor Fattore? Molto male. Ma è ancora vivo? Per adesso. E avete chiamato un'ambulanza? Non ancora, ma manca poco. È un bonifico in ritardo. Chi ha scoperto che è caduto dal tetto? Scoperto tetto? Mi hanno detto che il signor Fattore è caduto dal tetto. Chi l'ha scoperto? Il tetto! L'ho scoperto io! Queste banche, un piccolo scoperto oltre il tetto... Che cosa? Ti spogli! Poi ti affacci ancora alla finestra, parli di nuovo con Barbara, le dici che sei il signor Rossi, che stai facendo la doccia e che l'aspetta di rompere con il campanello. Aspetta, Walter! Ci siamo quasi. Sì, siamo quasi. Salgo di sopra. Mi metto sotto la doccia col bagnino e... Papà! 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 Lenzuolo! Ma mi avete preso per la zia Lilli! E voilà. Papà. Coraggio, figliolo. A casa. Ma che ci fai qui? No, niente. Ti porto via di qui. Ma il signor Fattore... È di sopra a fare la doccia. Ma sei morto! Sì. L'altro signor Rossi... Sta sciacquando la salma del signor Fattore prima che arrivi il becchino. Che schifo! Dai ragazzo, vai e passa dalla porta di servizio. Ma no, papà, io aspetto Alice. Non ce la faccio più. Senti, Giacomo, forse è venuto il momento che almeno tu, solo tu, sappia la verità. Ti prego, siediti. Vedi, figliolo, quella ragazza con cui hai chattato, Alice... Non è una ragazza. Papà! Oh. Hai chattato con il nonno, un vecchio bavoso che si spaccia per la nipote. Senti, non ti credo. Dove sta? L'ho vista alla finestra. C'ha due respingenti, una cosa che dico. Yes! Uno spettacolo. È il padre del signor Rossi. Sì, purtroppo è caduto in un barile di Viagra. Ma allora perché? Perché il signor Rossi mi ha mandato al bar per incontrare Alice? Ma figlio mio, per pietà. Non voleva che tu ti scontrassi con questa cruda realtà. Ma la facciamo entrare. Vai, vai, vai ragazzo, vai. Salta sulla moto, via, veloce come il vento, vai. Mario, Mario. Non riesco a far andare via Barbara. Perché? Vuole restituire la borsa ad Alice. Ma capirai, fargliela lasciare fuori dalla porta. No, vuole entrare per conoscere l'altra signora Rossi. Eh beh, io mi auguro che tu gli abbia detto di no. Assolutamente, ma siccome insisteva, allora gli ho detto che andavo a vedere se l'altra signora Rossi era... Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Quale altra signora Rossi, Carla? Certo, ce ne sono solo due. Ce ne sono solo due, vero Mario? Perché non le hai detto che Carla era in Australia per i funerali di una lontana cugina e non sarebbe tornata prima di un anno? Non ci ho pensato! È stato Walter, è uscito e si è portato via la chiave. Sono uscito, dove sono andato? Oh, se mi dispiace, vengo io con te. Sì. Sì, suono, no? Walter, vai di sopra, parla di nuovo con Barbara e dire che Carla è... Malata. Bravo, molto malata, grazie, ammirato. Basta, Mario! Cane è un bastone bianco. Senti, non immagino neanche l'inferno che ha passato! E com'è sta storia del cognato? Semplice, guarda. Io sono te, tu sei mio cognato, Alice è cieca, Carla è pazza, e Lilli, tua moglie, è la sorella di Carla, e fa l'happy hour in cantina! In cantina? Ah, dimenticavo, Carla pensa che io abbia una relazione sessuale con tuo figlio. Una relazione sessuale con mio figlio? Non ti preoccupare, a parte questo... Alice e Giacomo si cercano ma non si sono incontrati. Fantastico. Sì, perché Giacomo l'ho mandato al bar per incontrare Alice. Sei impazzito. E non c'è. Ah, fantastico. E
Siamo sicuri? Ah sì, perché Alice ha preso la bicicletta e sta andando a Piazza Irnerio. Che cosa? E non sono riuscito a evitarlo, Mario. Ma così incontrerà Barbara. Devo tornare subito lì. Mario! Aspetta, Walter. Ti prego, resisti. Senti, Walter. Io ho fermato i nemici sul lato est. Tu li affronti da ovest. Mario, non ce la faccio più. L'avvenire delle mie due famiglie dipende da te. Ma io ho un padre che mi aspetta a San Pietro. Walter, ogni secondo è importante. Mamma, non rivolgo la macchina, devo portare papà a Cesenatico. Ma prenditi un taxi. Non mi fido più dei taxi. Ridammi le chiavi. Io devo andare. Signor Rossi, mi devo essere sbagliato. Lo zio Walter è sonnambulo. Ma perché sei tornato, Giacomo? Perché ho fatto sinistra-destra, sinistra-destra, sinistra e sono arrivato a Piazza Mazzini. Va bene, è una bella piazza con degli alberi. Ma no, Alice si starà preoccupando. Ma non rischia di cadere? No, dorme sempre così. Scusa, hai detto sinistra-destra, sinistra-destra, sinistra? Sì. È chiaro. Devi fare destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra. Ma non starebbe più comodo sul divano? No. Ma le assicuro, perché quando metto sul divano, metto su un articolo che la spina dorsale riposa di più. Mentre quando... Questa cosa. Io essere Rossi, conduttore dei taxi di Transilvania, e lei dover andare via, schnell, subito. Papa Ratzinger, bella imitazione, bravo. Papa, sei tu. Ho suonato perché non trovavo le chiavi, ma hai preso il raffreddore? Peggio. Oh, la suina? Un disastro. Vabbè, senti, io salgo, poso questa roba così mi racconti. Non c'è tempo. Ci piace un attimo. È troppo. No. Walter, ascoltami, ho bisogno del tuo aiuto. Mario, mi conosci, sono sempre pronto. Ecco, allora ascoltami molto, ma molto attentamente. Io devo fare una telefonata molto importante. Molto importante. Ma per essere più sicuro la devo fare dal taxi. Dal taxi. Quindi bisogna che tu rimani qui a difendermi la casa. A difenderti la casa. Smettila di ripetere quello che dico, Walter, ascoltami. Smettila di ripetere. Walter! Sono amico di Ali. Ah? Sei tu, Walter? Già, il tuo inquilino preferito. Già, il suo inquilino preferito, non il mio. Carla. Beh, quando abbiamo comprato l'appartamento, è stata tua l'idea di sistemare una parte del piano di sopra per poterla affittare a Walter. Lo so. Così ci aiuta a rimborsare il mutuo. Lo so, ne abbiamo parlato centinaia di volte. Sì, perché ne parlo ad ogni rata del mutuo. Lo so. Ma dopo 15 anni di rate, questo è sempre disoccupato. Lo so. Amore, non lo sarà ancora lungo. E poi scusami, ti paga l'affitto tutti i mesi. Eh certo, perché tu gli presti i soldi per farlo. E allora è tutto a posto, no? Ma che è tutto a posto? Per niente. Lui non te li restituisce mai i soldi. Lo so, amore, ma lo farà non appena avrà trovato un lavoro. Lavoro, come no. Carla, tesoro, ho bisogno di un caffè. Hai il termos? No, amore, quello è per stanotte. Quello che mi serve adesso è un bel caffè speciale, di quelli come sai fare solo tu, con la tazzina di porcellana, la zolletta di zucchero a forma di cuore e il quadratino di cioccolato. Pensavo dovessi andare via subito. Sì, in effetti è così, ma Walter mi deve parlare, Walter? E allora? Da soli, Walter? Dopo, dai, dillo! Amore, è un problema molto personale che richiede un consiglio molto personale, Walter? Glielo do io, un consiglio molto personale. Trovati un lavoro, Walter. Amore, non appena Walter avrà risolto questo problema affettivo molto delicato e anche molto personale, forse, anzi sicuramente, troverà un lavoro, Walter? Sì, come cagnolino sul cruscotto. Non è una cattiva idea, lo sai? Amore, ti prego, il mio caffè. Devo concentrarmi per risolvere questo problema, perché veramente è un problema molto delicato e anche molto personale, Walter? Sì. Vedi, tesoro, sei straordinaria, grazie. Ascoltami, va. E un'altra cosa! Ma non dovevi partire per le vacanze tu oggi? Ah sì, sto andando.
parto! Ho fatto la spesa apposta. Tutto quello che mi serve per Cesenatico. Cappello, crema solare, spray di zanzare. Scordati Cesenatico. Scordati Cesenatico. Termos, ah no, questo è tuo. Amuchina, occhiali da sole e siero antivipera. Vai in Africa?